corte. Sì. Fa una comunicazione alla corte, l'avvocato Filastoro. Ho ricevuto due comunicazioni da Vanni nei giorni scorsi, l'ultima è proprio di ieri, con la quale l'imputato Vanni insiste perché io riassuma la sua difesa, cosa che ovviamente a questo punto intendo fare, revocando la precedente denuncia. Il deposito questi due con un telegramma e una lettera. Vanni, lei aveva già due difensori, che intende fare? Posso parlare? Sì. Buongiorno signor Presidente. No, no, su questo punto qui, poi mi dice altre cose. Lei aveva già due difensori, l'avvocato Pepi. Ma devo parlare o no? Come? Devo parlare o no? Oh, calma, eh? Sì. Calma, eh? Calma, sì, sì, ho calma. Calma. No, calma. Quindi lei ordina a me, non me le dà. Sì. Siate a me, sì. Va buono. Io non ho bisogno di tromboni. Allora lei, senta. No, senta un po'. Lei aveva due difensori, l'avvocato Pepi e l'avvocato sì. Vianello Valerio di Roma. Va bene. Li conserva questi due o no? Come? Aveva già nominato l'avvocato Pepi, qui presente, e l'avvocato Valerio Vianello di Roma. Conserva questi due difensori o no? O li toglie? Ne devi avere due, sono grandi. Sì. Devi scegliere due e basta. Dai. Fiasco. Allora, revoca l'avvocato Vianello di Roma? Sì, quello di Roma si lascia. Si lascia o si toglie? Si lascia perché c'è il Pepi e l'avvocato Filastro. Si lascia, si abbandona. Cosa vuol dire? Non deve più difenderlo? Oh, come io si chiama? Sono un po' sordo. Appunto per questo. Vianello lo vuol togliere, non deve venire più Vianello. Come? L'avvocato Vianello di Roma non lo vuole più come difensore. Bene. Posso parlare? Mi dica, cosa c'è da dire? Ho sentito una cosa. Al microfono. Il Lotti è un bugiardo, è un falso, la sua mamma è stata a manicomio parecchi anni. E non me l'ha detto già altre Quindi volte. Non dice la verità. Il Pucci è uguale, è stato a manicomio e non dice la verità. Tant'è vero quello che legge il signor Canessa, sono tutte bugie, tutta falsità, non è più Italia questa, è Cina. Va bene. Io voglio andare a casa perché sono malato, ho quattro mali, due ursoli, l'ernia e sono cieco, da un occhio. Voglio andare al mio paese, a mia moglie mi aspetta, e a Montefeltro. Sono innocente, ho finito, e presto ritorneremo. Bene. Allora, prendo atto della revoca dell'avvocato Vianello di Roma, rimane Pepi e l'avvocato Filastò. Ora Vanni, stiamo calmi, eh. Oh, io tutto capisco, per carità, però insomma, D'altra parte il processo non me lo invento io, il processo va fatto per certe regole, per certi tempi, e che devo fare? Lei avrà anche ragione, però io lo posso dire alla fine se ha ragione o se no. Purtroppo lei sapete qual è la legge su questo punto, quindi ci sta al tribunale. Bene. Allora, basta ora, ora basta, se no viene allontanato. Poi c'è l'avvocato. Per Faggi chi c'è? Bagattini e Finiers, bene. Poi c'è Lotti, Giancarlo, c'è l'avvocato. Bertini, Lotti c'è Lotti anche Lotti. Corsi Alberto, c'è Corsi? Io non lo conosco, quindi non lo so. C'è l'avvocato Zanopini, bene. Poi parti civili, abbiamo Saldarelli. C'è l'avvocato Russo. Poi Puliti. Restituisco io, Presidente. Bene, avvocato Capanni. Poi c'è Curandai, presente. Ciappi. Chi c'è per Ciappi? Per Cardini Olanda. Lo dice lei, avvocato. Io, Presidente. Ah, l'avvocato Russo, benissimo. L'avvocato Colao c'è, presente. Tetizio Pellegrini è presente. Santoni Franchetti. Non c'è, lo dice lei, avvocato Russo? Bene, e ci siamo tutti. Un mistero, può riprendere lei.
Allora, udienza. Continuare con l'esame dei testi, di cui è la lista del pubblico ministero, vorrei sentire il dottor Fausto Vinci, che è dirigente della sezione omicidi della squadra mobile della Questura di Firenze. Bene. È stato già sentito su altri fatti, vorrei sentirlo ora su alcuni. Può entrare, può entrare. Grazie. Ah, prometto una cosa, il ritardo di stamattina è dovuto all'assenza di un giudice popolare che aveva difficoltà di raggiungere Firenze, ha telefonato, ritelefonato, tutto qui. Non è che siamo stati lì a perdere tempo, ecco. Si chiama lei? Vinci Fausto. Vinci Fausto. Bene. La squadra mobile di Firenze, vero? Sì, la squadra mobile. C'è il fogliettino lì per leggere la formula. Mi sembra abbia già. Ha già deposto l'altra volta. Sì. Un po' quanto? Che udienza? Deposto il 3 luglio. Allora, sotto il link dell'impegno già assunto. Allora. 7 luglio. Ah sì sì, 3 luglio ha deposto la macchina rossa, sì, sì, sì. Eccetera eccetera, la targata Gorizia e compagnia, va bene. Allora, domanda, poi il ministero. Sì, presidente. Vorrei chiedere al dottor Vinci se nell'ambito delle indagini che hanno eseguito in questo procedimento sono stati fatti accertamenti bancari innanzitutto sugli imputati, in particolar modo sul Vanni. A me interessa sapere dal dottor Vinci gli esiti degli accertamenti fatti per quanto riguarda il conti correnti o conti deposito del Vanni e se esistono dei conti, se avete acquisito i relativi estratti conto, quali sono questi conti e poi vediamo i movimenti. Innanzitutto che conti aveva? Sì, abbiamo fatto degli accertamenti, posso... Sì, sì. Ho fatto degli accertamenti bancari sul Vanni Mario, è risultato titolare di 2 libretti di deposito a risparmio della Banca del Chianti Fiorentino della filiale di San Casciano, di cui uno intestato al Vanni Mario e alla Landozzi Luisa. Landozzi Luisa è la moglie. Bene, grazie. E che è il numero 5787, che è stato acceso il 19 dicembre dell'84 ed ha un saldo attivo di 70 milioni e 389 mila lire. Al momento dell'accertamento? Al momento dell'accertamento è ottobre 96. Mentre l'altro conto è sempre un libretto di deposito a risparmio, sempre sulla Banca del Chianti Fiorentino, e questo è intestato solo a Vanni Mario, è stato acceso il 17 giugno dell'86 ed ha un saldo attivo di 22.370.000 lire, 879 lire. Questi sono i 2 conti. Poi aveva altri conti, però che aveva, diciamo, altri conti su altre 2 banche, però diciamo non erano spenti precedentemente. Estinti. Estinti. Ci arriviamo dopo. Vogliamo vedere un attimo questi 2 conti di cui ha parlato. A me interessa in particolar modo gli esiti degli accertamenti sul conto deposito, quello intestato al solo Vanni. Sì. Lei se ci può dire il saldo di nuovo, sì. E se ci può parlare dei movimenti che dalla documentazione acquisita in banca avete rilevato su questo secondo conto. Soprattutto sì. Mi sembra di vedere dalla sua annotazione che sono movimenti abbastanza consistenti in uscita. Esatto. Vogliamo vedere. Il conto è il 6428, intestato a Vanni Mario, che come ho detto prima ha un saldo attivo di 22.370.879 e dall'analisi del prospetto della movimentazione abbiamo visto che ci sono, per quanto riguarda i prelievi, dall'11 aprile del 95 al 16 ottobre del 95 risultano 10 prelievi per un totale di 27.499.300 lire. Io qui ho il prospetto
Io qui ho il prospetto della movimentazione in cui appunto si evince i vari questi 10 prelievi che sono in lasso di tempo molto breve. Per esempio ce n'è uno dell'11 aprile 95, un prelievo di 4 milioni. Ce n'è un altro dell'11 maggio 95, altri 4 milioni. Il giorno dopo, il 12/5/95, altri 5 milioni. Mi scusi, quindi in 24 ore sono stati prelevati 9 milioni? Esatto, dall'11 al 12 maggio del 95 sono stati prelevati 9 milioni. Poi ce ne sono anche altri, per esempio ce ne sono due, ce ne sono uno del 30 giugno, sempre di 5 milioni. I primi di luglio, il 4 luglio, altri 2 milioni e mezzo. Nel 13 luglio, nello stesso giorno, fa due prelievi, uno da 1 milione e mezzo e uno da 1 milione. Poi anche, per esempio, il 22 agosto ne preleva altri 2 milioni. Fino all'ultimo, che è del 16 ottobre, altri 2 milioni. In questo lasso di tempo preleva in tutto all'incirca 27 milioni e mezzo. Quindi in 6 mesi preleva 27 milioni. Sì. Siamo nel 95. Senta, lei ha avuto modo di verificare tramite questo prospetto se questi prelievi erano in contanti o... Sì, sì, erano prelievi, sì, in contanti. Senta, ha verificato se nei periodi precedenti, cioè negli anni precedenti o nei mesi precedenti, il Vanni aveva lo stesso tenore di vita, cioè prelevava a 10 milioni al giorno? No, diciamo che dall'analisi della movimentazione c'è sempre dei prelievi, diciamo, con cadenze quasi, diciamo, mensili, ma di 1-2 milioni, mentre in questo caso diciamo, risulta all'occhio proprio questi 6 mesi, proprio perché c'è dei prelievi molto, diciamo, superiori rispetto milioni. Alla normalità. Voi avete in contanti, voi avete avuto la possibilità di verificare o di accertare se aveva qualche spesa, se ci sono delle giustificazioni per queste uscite o è rimasto un punto? Non si evince nessun tipo di spesa, non abbiamo potuto accertare nessun tipo di spesa. Ho capito. Vanni, si sente la voce, per cortesia, più basso. Vanni, parla un po' più basso col difensore, capito? E poi si sente in bomba, allora si somma la voce del tuo mistero. Grazie. Ecco, dottor Vinci, allora tornando invece ai conti di cui abbiamo detto, vogliamo verificare se ci sono particolari elementi interessanti per quanto riguarda invece i versamenti negli anni? Sì. Allora, sempre per quanto riguarda il conto, il 6428, quello intestato solo a Vanni Mario, ci sono dei versamenti, diciamo, di quantità più cospicue rispetto al normale. C'è uno del 17 agosto dell'87, c'è un versamento di 12 milioni. Poi, andando cronologicamente, c'è anche un altro prelievo abbastanza ingente, il 2 marzo 89, di 25 milioni. Poi, dal 13 luglio 89 all'11 agosto 89, ci sono prelievi per 8 milioni, che è, diciamo, è un pochino... E un altro periodo che va dall'aprile del 92 all'ottobre del 93, ci sono due versamenti di 4 milioni ciascuno. Questi sono quelli un po' più, diciamo, cospicui, rispetto alla normalità della movimentazione del conto. Dottore, di questi movimenti lei ha un prospetto che è stato acquisito come documento? Sì, io ho il prospetto riepilogativo che ci ha fornito la Banca del Chianti con tutti... Poi vediamo se chiederemo alla Corte di acquisirlo. Sull'altro conto, per quanto riguarda soprattutto i versamenti o prelievi? Sì, l'altro conto è sempre sulla Banca del Chianti Fiorentino, figlia di San Casciano, intestato a Vanni e alla moglie Landozzi, e ha un attivo di 70.389.440 lire. Di versamenti, diciamo, un po' più cospicui, abbiamo uno il 25 novembre dell'85, c'è un versamento 25 novembre? 1985. Grazie. E un versamento di 7.625.000 lire. Poi abbiamo un versamento il 27 febbraio del 91 di 5 milioni e uno del 30 aprile del 96 sempre di 5 milioni. Questo sempre cifre più alte del solito, perché c'erano generalmente dei versamenti di 1 milione, 2 milioni, che erano generalmente all'inizio del mese. Cioè sembravano le pensioni o sì, i monumenti. Invece questi sono... Quelli erano, diciamo, con una cadenza fissa mensile, mentre questi sono un pochino diversi perché sono di somme superiori. E in momenti diversi in dalla momenti cadenza. Diversi rispetto anche a... di questo lei ha un prospetto fornito anche dalla questo, banca. Dalla Banca del Chianti, sì.
Di entrambi i conti abbiamo la documentazione acquisita. E vorrei sapere ancora una cosa. Ci ha parlato anche di altri conti che sono risultati estinti. Sì. Allora, il Vanni era titolare di un conto alla Cassa di Risparmio di Firenze. Aspetta, un secondo solo. Lui era titolare di una pensione. Sì, sì. Questa pensione se la versava in banca oppure la riscuoteva? Non c'è versamento automatico, Presidente. Non c'è versamento automatico. No, non c'è l'accredito. Non, vabbè, non c'è un... Insomma, avete fatto accertamento su questo punto. Sì, non c'è direttamente dall'ente. Bene. Almeno per quello che risulta noi. Il signor Vanni ci spiegherà. Ma dall'esame del conto questo risulta. Bene. Dicevo, allora, era titolare di un conto della Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di San Casciano, che ha estinto nel gennaio del 90. Anche in questo caso abbiamo analizzato un po' i versamenti un po' più cospicui e abbiamo il 14 marzo dell'89 c'è un versamento di 7.598.000 e poi il 5 giugno dell'89 c'è un assegno di 3 milioni e mentre dal 20 aprile dell'89 al 22 maggio sempre dell'89 ci sono l'emissione di numero 10 assegni per un totale di 5.559.000 lire, che queste sono, diciamo, la monetizzazione un po' più, diciamo, che diversa. Che a occhio sembra diversa dal normale. Un'altra, è un altro, sempre un altro conto corrente intestato al Vanni, era la Banca Toscana, sempre filiale di San Casciano, che ha estinto nell'86. E in questo conto c'è un versamento, c'è l'emissione di, nel novembre dell'84, c'è il Vanni emette un assegno contanti perché non si capisce bene dalla notazione perché per versa o emette? Versa 10 milioni, un assegno o un contante di 10 milioni non si viene capisce. Versato sul conto. Sì, 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 non emette. No. È un versamento sul conto, sì. Di 10 milioni. Questo è e poi successivamente acquista titoli sulla stessa. Ho capito. Senta, lei sa, avete fatto o le banche vi hanno comunicato se il signor Vanni aveva anche una gestione titoli, bot, cose di questo genere, sì, a parte al di fuori di questi conti? No, cioè c'aveva, generalmente era, c'aveva acquisto dei bot in base ai conti, cioè sul conto, sugli stessi conti c'erano delle spese di acquisto bot, però sempre su questi conti. E sono operazioni diverse da quelle che lei ci ha elencato. Sì, sì, sì. Di queste operazioni lei ha acquisito comunque documentazione dalle banche. Sì, dovremmo avere un tempo. Bene. Senta ancora una cosa, quindi se io non ho capito male, l'elemento che a voi ha un po' colpito e che non siete riusciti a spiegare è questa movimentazione in uscita così cospicua nel periodo aprile e ottobre del 95. Sì, perché se si analizzano tutti i conti dall'inizio, cioè dalla data di accensione fino a, diciamo, alla data dell'accertamento, non c'è stato mai dei prelievi così ristretti nel tempo e con cifre così alte rispetto alla monetizzazione di tutto il conto. Quindi balza subito all'occhio la differenza di quel periodo lì, cioè dall'11 aprile del 95 all'ottobre del 95, per quei più di 27 milioni. Insomma, è una cifra effettivamente più alta rispetto alla normale notizia. Cioè, guardando io quel prospetto che lei ha che lei ha in atti, è che su quel conto, il 6426, in quel periodo, cioè nel 95, si va da un saldo che lui aveva sul proprio conto di 41 milioni, scende a 22. Esatto, sì. E poi non capita mai che lui prele in due giorni 9 milioni. Questo in tutti, se si vede in tutti i prospetti della monetizzazione, non c'è mai delle cifre così alte in così poco tempo che riescono. Al signor Vanni sono state fatte le domande, ha risposto in un certo modo, vedremo poi quando sarà il momento dell'esame. Questo uno conto qual è? Quello dei 27 milioni? Quello dei 27 è il 6428 del... della Banca del Chianti, che intestato a Vanni Mario, che adesso almeno alla data di aveva un saldo attivo di 22 milioni e 370. Presidente, io a questo punto non ho altre domande, chiedo che trattandosi di documenti fra l'altro sottoposti esibiti dalla banca con una specifica richiesta, addirittura con un decreto di sequestro, chiedo che i documenti bancari siano acquisiti dalla Corte, trattandosi di
elementi e comunque documenti che provengono da un sequestro, e poi mi sembra che fra l'altro non siano altro che il prospetto di quanto ci ha enunciato il testo. Questa acquisizione la ci avete opposizione da fare? Questa posizione, Presidente, nessuna opposizione a parte la difesa, salvo che trattandosi di documenti nuovi. No, no, non sono nuovi, sono in atto. Sono esattamente carte, le dico anche i numeri: 1519 e 21. 1521. E 1584 degli atti del PM, non sono assolutamente nuovi, sono depositati fin dal momento della richiesta di decreto. Ho capito, beh, non l'avevamo visti perché c'è da negarci dentro. Vabbè, le carte del PM. Comunque chiediamo la possibilità di esaminarli insieme all'imputato Vanni, il quale si riserva una dichiarazione spontanea sul punto, precisando per quanto possibile rispetto alle sue possibilità mnemoniche e i movimenti e le sue spiegazioni. Allora, oltre vengono quelle dichiarazioni già fatte al pubblico ministero, allora, si possono acquisire, acquisiamo intanto, poi si vedrà, va bene? Allora, le parti civili, domande? Sì, signore. No. Avvocato Pellegrini, dottor Vinci, lei ha ricavato dagli estratti che ha e dalle segnalazioni delle rispettive banche l'ammontare complessivo delle somme che sui rispettivi conti nel periodo in cui sono stati accesi risultano affluite, indipendentemente poi dai prelevamenti che sono una storia a sé. Dico, il totale dei versamenti e quindi delle somme che in un modo o nell'altro sono affluiti sui conti del Chianti Fiorentino, della Banca Toscana, sì. Cassa Risparmio, eccetera. Cioè non è che la banca ci ha fornito, basta analizzare il prospetto. Sì. No, ma tutto, diciamo, se lei aveva tirato fuori le sì, cifre. Sì, sì, cioè, infatti abbiamo tirato fuori delle cifre, infatti dalla somma di questo periodo, dall'11 aprile 95 al 16 ottobre 95, se ne ricava dei prelievi per 27.499.000. No, parla dei versamenti. Ah, diversamente. Il totale dei versamenti, cioè delle somme che sono affluite sul conto nel periodo complessivo. Sì, no, non abbiamo fatto un tipo di. Però ovviamente certo. si può fare. È una. Sì, si può fare tranquillamente. Bene, vabbè. L'esame dei documenti si fa. Perfetto. Le risulta che sempre a nome del signor Vanni, presso la Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia di San Casciano, filiale di San Casciano, vi sia un certificato di deposito annuale numero tal dei tali del 7 febbraio 96 e di che importo? Sì, c'è, questo sì, l'importo non lo ricordo precisamente, comunque se ne dico 15 milioni le torna? Sì, dovrebbe essere quello. Ci dovrebbe essere una nota, sì, acquisita agli atti della Cassa di Risparmio di Firenze, in cui appunto fa riferimento a questo deposito, diciamo. E sempre presso la Cassa di Risparmio di Firenze è esistito nel tempo, anche se chiuso ormai da diversi anni, un altro conto corrente. Risulta intestato al Vanni. A Vanni Mario. Sì, sì. Nella Cassa di Risparmio c'è un conto corrente che lui ha estinto nel gennaio del 90 e che le dicevo prima che insomma la prima operazione che risulta dal riassunto appunto della movimentazione del 14 marzo 89 in cui lui fa un versamento di 7.598.000 lire e poi a fine marzo acquista dei titoli per un importo di circa 4 milioni e mezzo. Le risulta che i coniugi Vanni, e per quanto ci riguarda quindi Vanni Mario, abbiano anche dei depositi presso l'ufficio postale? Sì, dovrebbe risultano qualche buono postale, però l'entità non la ricordo sinceramente. Bene, mi pare che lei abbia già detto tutto e poi soprattutto la documentazione sarà ancora domande? Lampante. Lo calcolavo.
Dottore, scusi, il conto più cospicuo, quello che lei ha detto avere un saldo di circa 72 sì. milioni attuale, ha accertato quando è stato acceso? Sì, allora, il conto, quello a cui lei si riferisce, è il 5787, sempre della Banca del Chianti, con un saldo di 70.389.440 ed è stato acceso il 19 dicembre 1984. E con che versamento iniziale? Se l'ho accertato, sì. Nella documentazione c'è, adesso non lo ricordo precisamente, comunque nella documentazione bancaria acquisita c'è sicuramente, perché sarebbe la prima operazione sul conto, che sarebbe il versamento che si fa inizialmente per aprire il conto. Quindi basta vedere bene sulla documentazione che dovremmo avere. Quindi non glielo so dire la cifra precisa. Senta, dottore, analogamente per l'altro conto di 22 milioni circa, se non ho sì. capito male, quando è stato acceso questo conto corrente? Quell'altro conto, il 6428, è stato acceso il 17 giugno 1986. 86. 86. La ringrazio, non ho altre domande, Presidente. Altre domande? Sul punto no, poi Presidente. Bene, allora, difensori? Su altri argomenti. Sì, difensori? Sa lei quando il signor Vanni ha ricevuto la liquidazione? Di fine rapporto? So che è andato in pensione nell'87, nel maggio dell'87, il 31 maggio. Quanto ha ricevuto liquidazione? Questo non glielo so dire. Senta, con riferimento a quei prelievi, sì. che in un caso lei ha detto sono preceduti da un versamento. Sono? Preceduti da un versamento. Quali? Dei prelievi di quel periodo lì del 95? Sì, quel periodo cospicuo che lei ha... Il periodo sono tutti prelievi, uno di consegue dall'altro, non ci sono... No, io voglio sapere se voi avete fatto sì. una valutazione di tipo comparativo fra libretto di risparmio, sì. eventuali versamenti, diciamo così, osmotici dal libretto di risparmio al conto corrente e dal conto corrente relativamente all'eventuale acquisto di BOT, vale a dire se avete fatto una valutazione tipo anche cronologico rispetto ad operazioni di questo genere per valutare se vi è una corrispondenza cronologica fra queste tre operazioni che le ho elencato. Sì. Perché se non sbaglio quello di 70 milioni che è stato finora impropriamente definito conto, in realtà è un libretto di deposito. Il libretto di deposito da risparmio. Sono da due sono stati fatti anche evidentemente dei prelievi, non solo dei versamenti. Sì, però volevo dire che in questi 10 prelievi che ha effettuato il signor Vanni, quando? Cioè quelli dall'11 aprile del 95 fino al 16/10/95, come operazioni bancarie non ci sono tra di loro dei versamenti, sono tutti prelievi uno di seguito all'altro. Questo è tutto questo periodo breve che lei diceva, sì. di 6 mesi. Ma dico, rispetto alle altre situazioni che ci ho sommariamente descritto, volevo sapere se avevate fatto questa indagine comparativa. Comparativa e di riferimento cronologico. Alla data di questi versamenti, cioè ripeto, sempre aprile 95, lui aveva... No, ma non sto parlando di quello. A parte quello, le altre situazioni, quello l'ho capito. E c'è sì, ma noi possiamo fare un tipo di confronto con altri tipi di... Cioè se lui avesse altri conti su altre banche, ma a noi non risultano, quindi come facciamo a verificare? Per esempio, come le dicevo prima, verificare un prelievo dal libretto di risparmio, un versamento sul conto corrente, un successivo acquisto di un bot, per esempio, facendo una valutazione di questo genere qui. Cioè, sì, abbiamo fatto questo cosa fate questi soldi e poi noi accetteremo. No, però se è un'operazione che il signor Vanni ha fatto tramite banca, Banca del Chianti, non risulta. Questo, o con altro tipo di cosa, non c'è riso. Cioè, ripeto, se il signor Vanni faceva, come diceva lei, un tipo di tramite la banca con i prelievi, acquistasse bot, nel prospetto riepilogativo della banca risulta versamento per acquisto bot.
Quindi in questo senso, se fosse stato come lei dice, risulterebbe dal prospetto riepilogativo della banca. E invece non risulta. Però questo è quello che abbiamo accettato. Vabbè, vedremo i prospetti riepilogativi della banca. Bene, altre domande? Su questo punto no. Allora faccio le altre domande che vuole. Commissario, può riprendere l'esame. Vorrei a questo punto fare la stessa operazione, se avete fatto delle valutazioni su quello, per vedere ovviamente se ci sono trasferimenti di somme, su quelle che sono le consistenze patrimoniali del Pietro Pacciani. Sì, noi abbiamo fatto degli accertamenti patrimoniali di Pietro Pacciani, innanzitutto su le sue entrate dall'inizio fino al periodo. Ci può dire la consistenza patrimoniale? Sì, come allora, ci ha detto per Vanni di questo signore, sì, che allora, risulta in che conti? Ci interessa più che altro innanzitutto i totali. Sì, allora, poi se li ha fatti qualche suo collaboratore, sì, sentiremo lui. Per quanto riguarda i proprietà mobiliari, i beni, diciamo, buoni postali e libretti postali, io le posso dare la somma che è di circa di 157.890.000 lire, tutti in libretti postali e buoni postali. Di questi accertamenti se ne è occupato in prima persona l'ispettore Nativi. Poi di proprietà immobiliari, è proprietario di due abitazioni, una di Piazza del Popolo numero 7, che ha acquistato il 30 settembre del 79 da Bartalesinello per la somma di 26 milioni. Ha detto nel 79. 79. E per la somma di 26 milioni, e un'altra abitazione, quella di Via Sonnino numero 32, acquistata il 30 giugno dell'84 da Matteuzzi Gianfranco per la somma di 35 milioni. Mi scusi, su queste cifre avete potuto accertare se sono state pagate in contanti o per assegni? Sì, sono state pagate, per quanto riguarda la casa di Piazza del Popolo ci sono stati tre versamenti. In data 24 gennaio 79 c'è stato il pagamento di 2 milioni in contanti per il compromesso. Poi c'è un 8 milioni, un versamento di, cioè una consegna di 8 milioni, e poi 16 milioni alla data della stipulazione del contratto, cioè il 30 settembre del 79. Lei sa se questo denaro è stato pagato in contanti o con assegno? Sì, questo è in contanti, sì. I 16 milioni in contanti? Sì. Così risulta? Così risulta. Scusi, sempre... Poi noi abbiamo fatto un accertamento nel senso incrociato, abbiamo accertato questo degli accertamenti bancari sui due proprietari, gli ex proprietari dei due immobili. Venditori? Quindi torna, cioè nel senso che abbiamo accertato sulla documentazione bancaria dei versamenti sul proprio conto di queste cifre. E poi abbiamo sentito anche i parenti dei proprietari che ci hanno confermato questo. Di questi accertamenti per quanto riguarda gli immobili avete acquisito documentazione? Sì, di questi abbiamo benissimo, tutta io chiedo poi anche che questa documentazione... Cioè i contratti d'acquisto? Sì, ci sono i contratti, c'è tutto. Bene. Presidente, io chiedo di produrli trattandosi di documenti. Ecco, vorrei ancora sapere qualcosa. Lei ci ha parlato di una consistenza invece di denaro su conti postali, se non ho capito, di cui sì. Si è occupato l'ispettore Nativi. Sì, sono dei libretti postali e dei buoni postali, sono vari uffici postali di San Casciano, di Mercatale, di Cerbaia, Montefiridolfi, Scandicci. Sono accesi più conti correnti in posti diversi? Sì, esatto. Tuttora accesi al momento dell'accertamento? Tuttora accesi. Senta ancora una cosa, lei ha potuto... Sono quei documenti che sono stati sequestrati alla suora? Sì, sì, esatto, è tutto in sequestro, Presidente. Sì, infatti abbiamo la documentazione. Sì, qui abbiamo la polizia giudiziaria ha acquisito proprio lo scalare di movimento per movimento, soprattutto i versamenti che sono stati fatti su ciascun conto, mentre sono stati poi acquisiti, sequestrati alla persona che aveva la materiale detenzione, la suora, soltanto i titoli. Sì. Qui noi stiamo cercando di provare come questi titoli si sono formati, con quali operazioni, e quindi chiediamo di poter produrre poi quella documentazione. Volevo sapere se a fronte di questo patrimonio, diciamo, sia mobiliare che immobiliare, che lei ci ha descritto, avete potuto verificare quali erano le fonti di sostentamento del Pacciani per
vedere se c'è corrispondenza, sì, o indipendentemente da valutazioni sulla corrispondenza, quali sono stati, dato che noi sappiamo che ha avuto dei periodi di detenzione, vogliamo, sì, vedere questi elementi. Noi abbiamo per appunto, partendo da queste somme di denaro, siamo risaliti a ritroso per stabilire appunto le fonti di reddito del Pacciani e abbiamo accertato che lui inizia appunto, siamo partiti dallo stato, suo stato di detenzione per l'omicidio di Bonini Severino. Lui è stato detenuto dal 16 aprile 51 al 4 luglio del 64. In questo periodo, dall'analisi del fascicolo personale relativo allo suo stato detentivo, abbiamo accertato che ci sono parecchie sue domande al competente Ministero di Grazia e Giustizia per aiuti e sussidi riguardo appunto i suoi familiari, che per le spese sostenute dai familiari per andarla a trovare. Inoltre ha fatto parecchie richieste all'ente comunale di Vicchio, al patronato, sempre per sussidi e aiuti finanziari. Per ci 50. Sono i documenti, lei... di questa c'è tutta, è stato acquisito tutto il fascicolo. Bene, grazie. Personale. Inoltre c'è, sempre nel fascicolo, abbiamo trovato un certificato rilasciato dal comune di Vicchio, datato 14/11/63, a firma del sindaco, in cui viene attestato il certificato di nulla tenenza e povertà, che appunto all'epoca, che venne rilasciato al Pacciani. E alla data della sua scarcerazione, cioè il 4 giugno e luglio del 64, il Pacciani aveva una disponibilità di 350.000 lire, come risulta dalla pratica di liberazione che avete acquisito, che abbiamo anche acquisito. E poi abbiamo cercato di risalire ai vari datori di lavoro nel tempo, fino ad arrivare all'ultimo periodo. Quando aveva l'uscita al CAC 64? Come? Quanto aveva? 350.000 lire. Presidente, io chiedo poi, lo chiedo fin da ora, di fornire i relativi documenti. Sì, ma tanto per documentare, sì, per comodità della Corte, i documenti ci sono tutti fascicolati e sono in atti da tempo, non sono atti nuovi. Poi abbiamo accertato che dal 65 al 68 il Pacciani lavorava in qualità di mezzadro al Podere Casino Particchi di Badia Bovino, di proprietà di Cesare Costantino. Abbiamo sentito la moglie, perché lui era defunto, e ci ha riferito che il Pacciani non recepiva uno stipendio, ma divideva il raccolto e l'eventuale vendita di bestiame con il Pacciani. E la signora ci ha detto che effettivamente il carico del potere era appena sufficiente per il fabbisogno di una famiglia. Poi dalla fine degli anni 60 fino ai primi degli anni 70, per circa 3 anni, ha lavorato sempre in qualità di mezzadro in un altro podere, Casini di Ruffina, in via Forlivese. Il podere è di proprietà di Lotti Cesare. Anche in questo caso sono sentite le figlie del proprietario che è defunto, e anche in questo caso ci hanno detto che lui non percepiva uno stipendio mensile, ma divideva il reddito del fondo con il proprietario, quindi il raccolto, la vendita di bestiame. Poi c'è un periodo più lungo lavorativo. Questo secondo periodo da quando va? Questo va da fine degli anni 60 a inizio anni 70, per circa 3 anni, però le date precise non... A cavallo dei 60. Anche perché lì non c'era un contratto scritto, quindi 60. Era in qualità di mezzadro. 68-71. Fino al 68 lavora a quell'altro potere. Quindi dal 69 in poi? Esatto, fino ai primi anni 70. Poi abbiamo accettato un periodo più lungo lavorativo del Pacciani, che va dal 15 aprile del 73 al 31 dicembre dell'81 nell'azienda agricola di Rosselli del Turco, in cui il Pacciani lavora in qualità di operaio agricolo specializzato. Abbiamo acquisito la documentazione riguardo il denaro ricevuto dal 77 all'82, perché la prima parte il signor Rosselli non era più in grado. Non era un rapporto documentato. Esatto. E in questi anni, cioè dal 77 all'82, lui riceve una somma di circa 26 milioni, con una media di 5 milioni l'anno. Per esempio nel 78 prende 5 milioni e 900 mila lire, nel 79 4 milioni e 2, nell'80 5 milioni. 4 milioni in un anno. In un anno, sempre annuali sono le cifre. E quindi lui finisce il rapporto lavorativo nel dicembre dell'81 e sommando tutti questi anni, che vanno dal 77 ai primi dell'82, dice 26 milioni. In questo, una media di 5 milioni scarsi. 5 l'anno. Milioni scarsi l'anno. E in questo periodo bisogna dire che lui, proprio il 30 settembre del 79, come le dicevo prima,
acquista per 26 milioni la casa di Piazza del Popolo, e, proprio in questo periodo di tempo. Poi, cioè per una cifra maggiore, così tanto per capire io, di quello che ha preso in quegli anni. Sì, in pratica qua, sì. Praticamente uguale. Sì, lui... Come se avesse messo da parte tutto, insomma, se sì. Si dovesse fare una valutazione. La faccio io, non lei. Poi lavora dalla fine dell'82 alla metà dell'84, lavora presso la famiglia Gazziero, sempre in qualità di operaio avventizio agricolo, e noi abbiamo sentito la signora Gazziero, che era la sua datrice di lavoro, in cui ci ha detto che l'attività del Pacciani era saltuaria e lui riceveva di media 5-6 mila lire all'ora. E sappiamo il totale in questo periodo? Di questo periodo non sappiamo precisamente il totale, perché diceva che erano prestazioni saltuarie, quindi non è che sapeva, non aveva documentazione scritta. In questo periodo, cioè fine 82, dicembre 82, acquista la Ford Fiesta targata Firenze di 26185 per la cifra di 6 milioni pagata in contanti. Ce lo dice l'autofficina Gianni di Mercatale, da cui lui l'aveva acquistata. E poi inoltre sempre in questo periodo, cioè fine metà 84, cioè il 30 giugno 84, acquista, come dicevo prima, l'altra abitazione, quella di Via Sonnino, per i 35 milioni. Quindi scusi, fra il 79 e l'84 ci sono i due acquisti di immobili, esatto. E quell'autovettura. Per un totale, scusi, se lo può fare la somma dei... Allora, 6 milioni sono 41 più 26, 67. 67 milioni in quei 4-5 anni. In sì. Quello stesso periodo ci sono comunque, e ha detto, se ne è occupato l'ispettore Nativi, accumuli... In quel periodo là ci sono, oltre a queste spese per beni immobili, ci sono anche altri accumuli su buoni postali, quel periodo anche. Quelli che poi sono i 150 milioni. Esatto, la cui somma da 559 milioni. Poi dopo altri successivi lavori del Pacciani c'è un periodo lavorativo che va dal 24-10 dell'85... al 6 aprile dell'87, lavora in tre periodi di tempo diversi per un totale di 25 ore lavorative, un'altra fattoria di Lugliano che è a Mercatale, e percepisce la somma complessiva per questo periodo di 1.600.000 circa. Per due anni? Cioè è un lavoro veramente saltuario? Sì, è saltuario anche in questo, infatti sono tre periodi distinti di tempo. Ho capito. E in questo, in tutto questo periodo, cioè dall'85 all'87, percepisce 1.600.000 complessivo. Poi c'è il periodo di detenzione per la violenza alle figlie, che va dall'87, dal 30 luglio 87 al dicembre del 91, in cui abbiamo acquisito anche la documentazione riguardo ai lavori che ha effettuato in carcere. Lui percepisce nell'88 593 mila lire al carcere e nell'89 386 mila lire. Questi sono gli unici due periodi di tempo in cui ha ricevuto delle somme per lavori effettuati in carcere. E poi poi abbiamo analizzato, oltre ai vari datori di lavoro, la sua situazione pensionistica, da cui si evince che lui il Pacciani ha una pensione minima erogata dall'INPS, che è dal febbraio del 79, mentre la moglie, la Manni Angiolina, dal gennaio del 73. Lei ricorda all'inizio gli importi o ha potuto... Sì, la pensione minima... era, nel 73 era di 122.000 lire. 122.000 lire. Mentre attualmente la pensione minima sono 659.000 lire. È andata dal 70 circa 20 anni, insomma, è aumentata 5. Da 122.000 a 659.000. Bene, grazie. E poi dopo abbiamo stabilito anche altri i parenti, per esempio c'è solo il padre della Manni aveva la pensione dall'INPS. Cioè lei ha, avete voluto verificare se aveva avuto delle eredità. Esatto, ecco. Per quanto riguarda successioni non risulta nessuna successione da parte dei genitori di Pacciani e da parte dei genitori della Manni, quindi non ci sono alcun tipo di successione a loro favore da parte dei loro genitori. Di unità immobiliari sta dicendo. Di unità immobiliari, non risultano successioni. E poi abbiamo fatto l'ultimo accertamento, abbiamo anche fatto sul reddito delle figlie, che... Quando erano conviventi. Sì, un'altra cosa volevo dire, che per quanto riguarda la pensione della moglie, la riscossione è delegata a riscuotere la figlia su un altro conto corrente, su un conto corrente sulla cassa di risparmio. Diverso da quello di cui abbiamo parlato. Esatto.
Per quanto riguarda le figlie, c'è cioè la Pazzani, la Graziella. Scusi, se non ho capito male, la pensione della mamma la riscuoteva la figlia è su un altro conto. Intestato cioè, alla mamma. Sono diverse dalle cifre di cui ci ha parlato. Esatto. Cioè, per quanto riguarda la pensione che viene riscossa ogni due mesi, è stata delegata per la riscossione la figlia della Graziella, che versa su un conto corrente alla Cassa di Risparmio di Firenze intestato alla Manni Angiolini. Quindi sono denaro diverso da quello di cui abbiamo parlato. Sì, sì. Bene. Poi le dicevo, per quanto riguarda le successioni non ci sono successioni, e per quanto riguarda il reddito delle figlie abbiamo accertato che la Pacciani Graziella lavora dall'87-88 fino ha lavorato, quindi? Sì, ha lavorato presso la famiglia Cappelli in qualità di domestica, ricevendo 800.000 lire mensili. Quindi comunque in epoca successiva a quegli acquisti di cui ha parlato, certo, e all'accensione di quei conti. Esatto, perché tutti diciamo gli acquisti risalgono al periodo precedente, mentre la figlia inizia a lavorare fine 87. Bene. Per quanto riguarda invece l'altra figlia, la figlia minore adesso non è ricoverata, vabbè, però ha lavorato precedentemente. Quegli anni lì, come lei ben sa, mi interessa gli anni 80-85. Esatto, ha lavorato dall'85, dal 30 ottobre dell'85 al 16 marzo del 91, in un'altra famiglia Giacchetti, sempre in qualità di domestica, percependo una somma mensile che andava dalle 500.000 lire dei primi anni fino alle 750 mensili. Quindi comunque sempre dopo l'85. Dopo l'85, beh, esattamente. Dottore, diceva che per quanto riguarda invece gli acquisti in contanti su conti postali, buoni postali, se ne è occupato l'ispettore Nativi. Sì, se ne è occupato in prima persona l'ispettore Nativi. La somma dei conti erano quella cifra lì, quella del 159 milioni. E sono stati acquisiti i prospetti? Sono stati acquisiti tutti i prospetti, al di là che è stato, come dice, se abbiamo sequestrato i buoni, e poi sono stati acquisiti tutti i prospetti dai vari uffici postali, delle date di acquisto, delle date, lui anche ci sono dati passaggi su alcuni libretti, l'ha spostato su altri, noi abbiamo acquisito tutta la documentazione. Cioè tutto il prospetto, il totale ad oggi è quella cifra che ha detto. Il totale di tutto attuale 159, 158.890.000 euro. Io non ho altre domande sul punto da fare al dottor Vinci, chiedo ugualmente di produrre la documentazione acquisita nelle forme che ho detto relativa a queste possidenze immobiliari e immobiliari. Allora, ci sono posizioni, la documentazione viene acquisita. Altre domande? Sì. Su questo punto? Avvocato Pellegrini, soltanto un chiarimento. Per quanto riguarda parlo di Pacciani. Sì. Per quanto riguarda gli acquisti degli immobili, sì, 79-84, sì, lei ha indicato delle somme diverse da quelle che risultano dai rogiti notarili, che sono inferiori, leggermente inferiori a quelle da lei indicate. Sì. Ha potuto accertare che le somme effettivamente pagate sono quelle? Erano quelle, certo. Quindi, diciamo, c'è solo una differenza, come spesso succede, fra quello che è dichiarato al notaio e quello che è il prezzo reale. Esattamente. È da qui che si spiega. Sì, 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 effettivamente. Era solo questo chiarimento. Grazie. L'aveva detto poc'anzi per precisione che aveva fatto gli scontri con i conti degli venditori, e quindi risultavano i versamenti bene. Altre domande? Io, signor Presidente, avvocato Curandai, dovrei fare una domanda sul Vanni che deriva da una domanda dell'avvocato Filaston. Chiarimento. Dunque, per quanto riguarda i prelevamenti effettuati dal signor Vanni fra l'aprile del 95 e l'ottobre del 95, le risulta che successivamente a questi prelevamenti signor Vanni abbia acceso un conto corrente? No, cioè a noi non risulta assolutamente. Benissimo. Le risulta oppure no che per poter acquistare bot al portale dal carcere il 4 luglio del 64, la prima accelerazione Pacciani aveva disponibilità di 350.000 lire? Sì. Ricavate come? No, è proprio cioè quando esce dal sì, carcere. Sì, lo so, nel libretto, il famoso librettino che ha ritenuto, c'era 350. C'è la pratica di liberazione del paziente. Sì, no, dico, ma come se l'era? Come se l'era?
Come l'aveva ottenuto questi 250 milioni? Noi abbiamo solo, dal fascicolo, c'è la carta della casa circondaria di Padova, in cui ci dice che esce con quella somma lì. Con quella somma? Non ricavata come? Non, sinceramente non l'abbiamo accertato. Non l'avete accertato se per caso? Lui... Il peculio? Sì, il peculio raccolto come? Lavorando in carcere, facendo lo scopino? Sulla documentazione non c'era scritto. Non c'era. E quando è uscito dal carcere nel 91, quanto aveva lui come peculio? Il carcere? Nel 91. Nel 91 abbiamo solo quelle due date che ci sono state fornite di quanto ha ricevuto nell'89 e nell'88 e nell'89. Dall'amministrazione, diciamo così, irregolare del carcere. No, quello l'abbiamo accertato tramite anagrafe tributaria, penso, quelle due date lì. Cosa? Questo è del quanto ha ricevuto nell'88 e nell'89 dal carcere. Sì, ma risulta nell'archivio dell'anagrafe tributaria risulta che a lui ha percepito dalla casa circondariale nell'88 593.000 e nell'89 386.000 lire. Ma quando è uscito quanto aveva lui? Come quanto aveva? Cioè non usciva, aveva questa somma, la somma di questi due, di quanto aveva percepito, poi non so di preciso, non lo sappiamo quanto precisamente. Non avete fatto questo accertamento, lo dica, scusi, perché l'accertamento precedente, sì, che riguarda il 1964 lo avete fatto, certo. Questo secondo che riguarda il 91 non l'avete fatto, è così? Sì, non è stato visto, ma penso non che... è stato visto. Beh, non, certo. non c'è. Rispetto a questi 500.000 lire, sì. Avete accertato se per caso in quel periodo di tempo o nel periodo di tempo precedente Pacciani in carcere svolgeva altre attività, come dire, non ufficializzate e non formalmente presenti nelle registrazioni del carcere? Tutta l'altra l'attività che svolge in carcere è tutta documentata, quindi qualora avesse svolto, se non c'era... Quelli che fabbricano, per esempio, le barchette con... gli stuzzicadenti e i fiammiferi spenti non vengono registrati da nessuna parte. Quelli che dipingono, che fanno i quadri, che poi li smerciano, anche loro non vengono registrati da nessuna parte. Quindi è difficile che il dottor Vinci abbia potuto trovare... Insomma, non l'ha fatto. Ma sulle barchette è difficile che ce lo dicano comunque. Come faceva a fare gli accertamenti sulle barchette che ho fatto con gli stuzzicadenti? No, forse la domanda è se io non sto chiedendo al dottor Vinci se ha fatto accertamenti sulle barchette. Ho fatto un esempio. Sì, ho esemplificato casi in cui introiti di detenuti non compaiono nelle registrazioni ufficiali del carcere. Mi è venuto in mente le barchette. Comunque, avvocato, non hanno fatto un accertamento specifico. Bene, se per interesse. Non lo potevano fare. Non, anche perché non potevamo comunque fare. Comunque resta obiettivamente il fatto, mi corregga se sbaglio, che non avendo accertato nessun tipo di attività svolta da Pacciani nel periodo di tempo della prima carcerazione, quando è uscito aveva in tasca 350.000 euro. Esatto. Grazie. Altre domande al test? Un'altra domanda, sempre con riferimento all'attività poi successiva, dal libro di Pacciani. Avete accertato se per caso, a parte quei lavori ufficiali che risultano presso Rosselli del Turco e altrove, svolgeva altre attività, per esempio, non so, rivendendo cose, andando a aggiustare cose altrove, coltivando orti da varie parti o vendendo prodotti dell'orto, per esempio, vi risulta qualche cosa? Come le dicevo prima, i due, per esempio per il potere di Cassino Particchi e Casini di Rufina, abbiamo sentito i proprietari dei fondi, ci hanno detto che il raccolto era appena sufficiente per il fabbisogno di una famiglia, quindi gli stessi proprietari ci hanno detto che era difficile che lui potesse ottenere un raccolto che gli permettesse di venderlo. Ma che dava da mangiare alle figlie? E la carne per i cani vi risulta a voi? Guardi, io le parlo degli accertamenti che ho svolto, quelli i miei colleghi avranno. Questo svolto. A lei non risulta. Allora non risulta, via. Allora, altre domande? Nessuna PM. Mi sono dimenticato, se lei consente, di fare un'altra domanda al dottor Vinci. E cioè se nell'arco fra la fine dell'84 e gli inizi dell'85 risulta sempre relativamente Pacciani che abbia avviato una pratica edilizia
al comune di San Casciano per la ristrutturazione della casa, che si sia servito di un professionista che abbia svolto, ecco, ci vuole dire quello che le risulta? Sì, in pratica abbiamo accertato che il Pacciani nel 18 settembre dell'84 ha fatto una richiesta, ha effettuato una domanda al comune per effettuare dei lavori di ristrutturazione di modifiche interne al fabbricato di via Sonnino. E infatti il comune risponde in data 15 marzo 85, in cui appunto gli concede la possibilità di fare questi lavori. E per quanto riguarda la documentazione, quindi tutta la planimetria per le modifiche al fabbricato, sono state svolte dall'architetto Piazzini di Mercatale, che appunto ci ha riferito che l'intenzione di Pacciani era di costruire un bagno in casa, un altro bagno. Lo stesso Piazzini ci ha detto che non ebbe una discussione col Pacciani perché non voleva pagare la sua prestazione, e che i lavori vennero svolti dal Pacciani stesso e da un suo amico, un certo Pucci Giuliano. Questo è quanto risulta. Bene, domande? Sì, direi sulla scorta delle domande fatte ora dalla parte civile. E dunque, dalla documentazione che avete acquisito sembra di capire che le abitazioni del Pacciani sono state ristrutturate, o quantomeno una è stata ristrutturata. Una è stata ristrutturata. Addirittura mi sembra che nella documentazione avete fornito, non so chi ve l'ha data, forse il comune o l'architetto, le foto di com'era una delle abitazioni quando era da ristrutturare. Io le chiedo, per questi lavori di ristrutturazione, che indubbiamente come materiale o come attività, sembra di capire che l'ha fatta da solo o qualche altra persona, per questa attività di ristrutturazione o costi relativi a queste ristrutturazioni che documentalmente esistono, avete potuto accertare il valore delle ristrutturazioni o no? Se rispetto a quello che era il costo avete potuto stabilire cosa c'è stato speso sopra? Ma non precisamente. Non ci siete riusciti. Avete solo verificato che ci sono state delle ristrutturazioni, sia perché c'è stata la pratica. Sì, chiaramente era, se lei vede anche le foto, vede che c'è stato fatto un lavoro di una certa, insomma, entità. Questo è. Negli stessi accertamenti, quando è stata presa la pratica presso il comune, ci sono anche le foto da cui... Cioè, sono fatti parecchi, per esempio questo del lavoro è stato fatto un lavoro abbastanza grosso, quindi chiaramente anche un bagno, è stato fatto un bagno, quindi per cui il lavoro è stato abbastanza notevole, notevole come costi, diciamo. Ecco, non è stato possibile acquisire alcuna documentazione relativa riguardo alle spese sostenute, no. Bene, grazie. Altre domande? Altre domande? Finito il test? Sì. Voglio sapere una cosa io, allora. Lei ha fatto gli accertamenti bancari, patrimoniali sul Vanni e sul Pacciani, l'ha fatto anche sul Lotti. Sì, le siamo, però non l'abbiamo ancora ultimato, infatti eravamo con... Allora niente. C'è un accertamento, manca ancora qualcosa, ma solo perché è intervenuto un... Per dovere di cosa dobbiamo accettarla, sentirla anche su questo. Esatto. Io quindi, mi riservo di sentire ecco, appunto, il conto. Anticipo quello che erano gli orientamenti della volta. Bene. PM richiamerà il test. Allora può andare per questo momento, poi salva di sentirci il prossimo. Comunque quelli fatti sono depositati. Bene. Allora acquisiamo la documentazione di oggi. Bene. Dottore, scusami, può dare il suo fascicolo? Grazie. Chiedo di sentire quindi l'ispettore Nativi per quanto riguarda l'ispettore Nativi, che abbiamo saputo dal dottor Vinci che è l'ispettore che ha fatto l'analisi di tutti i versamenti fatti dal Pacciani sui propri Nativi, Ugo Nativi. Versamenti fatti sui conti correnti postali o comunque depositi postali, dovrebbero essere conti di deposito postale o buoni postali. Fatti da Pacciani, non da banca. Si parla dei conti in questo momento del Pacciani.
quelli per i quali il dottor Vinci ci ha detto c'è un totale, sono documenti in sequestro di oltre 150 milioni. Bene, come si chiama lei? Nativi Ugo. Ugo, dove è nato? Il 28-5-62. Dove? San Marcello Pistoiese, provincia Pistoia. Al servizio della Questura di Firenze? Sì. Ecco, lega la formula per cortesia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il Vanni si deve allontanare un attimo. Benissimo. Dobbiamo sospendere oppure... Preferisce sospendere? Sì, meno so. Meno 5 so. Minuti se è possibile. 5 minuti, allora sospendiamo 5 minuti. Bene, Presidente. Salvetti si è allontanato? Davanti al tetto? Ah, ci fu. Allora, può venire l'ispettore? Sì, grazie. Eccoci. Prego. Ispettore Limpanzi. Sì. Non so se ha già giurato. Sì, sì. Bene. Tutto fatto prima. Bene, grazie. La domanda è la seguente, ispettore. Ci diceva il dottor Vinci, il dirigente della sezione a cui lei appartiene in questura, che lei ha fatto degli accertamenti specifici su quelli che sono i depositi postali che avete rinvenuto relativi a Pietro Pacciani e che sono depositi su più uffici postali e depositi effettuati nel tempo. Ci vuole spiegare sinteticamente, conto per conto, ufficio per ufficio, se lei ha dei documenti da consultare, penso il Presidente la possa autorizzare, tra l'altro sono documenti di cui poi chiederemo l'acquisizione, conto per conto quali sono questi ammontari e i versamenti. Allora, io fui incaricato appunto dall'ufficio, dal dirigente, di svolgere appunto accertamenti patrimoniali, con particolare riferimento a eventuali banche, uffici postali, buoni, quello che potesse avere Pietro Pacciani. Nulla risultò per quanto riguarda le banche, all'epoca però risultarono aperti in numerosi uffici postali della provincia dei buoni fruttiferi sia ordinari che vincolati e dei libretti postali. E in tutti gli uffici appunto c'era aperto sia libretti che altre cose per un ammontare totale appunto come risulta agli atti di circa 158 milioni in totale. Questi conti, questi beni mobili del Pacciani erano distribuiti sugli uffici, non consulto perché sono molti, c'era Cerbaia, molti. Ecco, ce li vuole elencare prima. Certo. Allora. Ma indipendentemente dalla residenza? Ma più o meno avevano seguito la residenza, però. Erano rimasti aperti? Sì, alcuni sono rimasti aperti nonostante lui non abbia cambiato residenza, è rimasto acceso dei conti nei vari uffici postali. C'è uno, per esempio, l'ultimo arrivato di Contea, un posto anche lontano, insomma, dove c'è degli altri buoni. Poi Contea, c'era sempre a Scandicci. Siamo in Mugello? Sì. Bene. Poi c'era sempre a Scandicci, per esempio, dove lui è stato detenuto, è anni che non sta più in carcere, c'è ancora dei depositi lì, nonostante a Scandicci. Ha ritirato una parte, una parte l'ha lasciata lì, circa 3 milioni e passa. Vediamo i movimenti. Allora, ufficio per ufficio. Allora, gli uffici che abbiamo visto, il capitale più consistente lo abbiamo trovato all'ufficio postale di Mercatale Val di Pesa, dove abbiamo acquisito appunto tutti in copia originale tutti gli atti, e risulta avere dei libretti postali, due, che sono il 1189, dove ci ha depositato 75.301.040 lire, mentre nell'altro libretto postale, il numero 1190, ci sono 18.966.350 lire, per un totale di 94.267.390 lire. Poi ci sono dei buoni postali, comprati nel tempo, anche quelli
è bene precisare che buona parte dei buoni postali e tutto sono stati fatti negli anni che vanno dall'82 fino all'87, poi dopo c'è stato un fermo, dopo è uscito di carcere, ha depositato. Allora, questi quindi, sono i conti, gli anni che interessano più consistenti? I movimenti più consistenti sono negli anni che l'ho detto, dall'82 all'87. Comunque, all'ufficio postale mercatale della Valdipesa, oltre a 94 milioni di libretti, ci sono 13 milioni e 500 mila di buoni postali, sia ordinari che vincolati. Poi siamo andati all'ufficio postale di Cerbaio, dove non risultava nessun libretto postale, però risultavano sempre dei buoni postali ordinari e vincolati per un totale di 4 milioni e 50 mila lire. Poi siamo andati, come le ho detto, all'ufficio di Scandicci, 4 milioni e 50 mila lire. Poi, Presidente, per lo stesso motivo che dicevo prima, forniamo i prospetti. Allora, all'ufficio postale di Scandicci, lui aveva depositato nel periodo che era detenuto, ci andava la pensione, qualcosa del genere, era arrivato a avere circa 16 e più milioni, che poi preleva quando esce di carcere. Comunque sono questi successivi agli anni che abbiamo detto. Sì, cioè questi nel 90, lui quando esce di carcere, no, fine 91-92, e praticamente ci deposita una cospicua somma che ritira, e buoni postali è rimasto un residuo, come ho detto lì, di 3 milioni e 600 mila lire, c'è un residuo attuale e ha prelevato 16 milioni di quando uscì di carcere. C'è stato un massimo di 19-20 milioni depositati. Comunque periodi della e non c'è nessun, alla detenzione. Nessun buono postale. Poi lo ufficio postale di San Casciano in Val di Pesa non ha nessun livello postale, però c'ha 27 milioni di buoni postali ordinari o vincolati. A San Casciano questo. Beh. San Casciano sono tutti depositati nell'87 più. 87. Le date le dispiace, le vediamo dopo. Prima perfetto. Vediamo gli uffici postali. Poi a Monte Firidolfi aveva un libretto postale spinto il 14/1/84 e 10 milioni e 300 mila lire di buoni fruttiferi. E poi all'ufficio di Contea c'ha dei buoni postali per un totale di 5 milioni e 150 mila lire. Questi sono tutti gli uffici postali che ecco, dove voi risulta. Avete fatto un prospetto relativo alle date in cui sono stati fatti i versamenti. Sì, io li ho qui anche singolarmente. E io vedo qua questi prospetti, come diceva lei, che per quanto riguarda Mercatale Val di Pesa, ad esempio ci sono quasi sempre date 82, 84, 85, 86. È sì, così? Vanno dall'82 a... l'ultima, io ho 85, da 82 all'85, per sì. Quanto riguarda i buoni? Per quanto riguarda Mercatale. Mercatale. Bene. Per gli altri uffici... Scusi ancora. Sì, sì. Vediamo ancora, controlliamo ancora Mercatale. E io le chiedo, da questo prospetto, sia buoni che depositi, il totale ce l'ha già detto, le date, le vuole ricontrollare, sono sempre 82, 84, 85, 86, 83. Addirittura voi avete messo in prospetto in neretto i singoli versamenti. Lei ricorda come avvenivano? Avete potuto accertare se erano versamenti in contanti, acquisto di titoli? Sempre per contanti. Sempre per contanti. Sì. Erano... versamenti di piccole cifre ripetuti, cioè o grossi versamenti? No, erano versamenti anche cospicui, cioè dei versamenti per modo di dire degli acquisti, diciamo. Acquisti di titoli, di quindi titoli, sono versamenti. Diciamo, i titoli postali sono a tagli, da 50, da 100 a 500 mila. Oh. Acquista anche 6 buoni per modo di dire da 500, 3 milioni era, per volta. Era questa la domanda che volevo fare. Nel momento in cui nel prospetto ci sono... tutti acquisti di 500 mila lire nella stessa data è perché il titolo che compra nominativo è di 500 mila lire, lui ne compra più di uno. Sì. È così? Sì. I prospetti sono quelli che lei ha fornito. Le chiedo ancora, per quanto riguarda Mercatale, l'inizio è del 1982, abbiamo detto. E vogliamo vedere gli altri uffici, ad esempio l'ufficio di Cerbaia, in che periodo sono? E Cerbaia invece risultano a tutti dell'87, a Cerbaia. Dell'87 quando, fra l'altro, io guardo qua con lei, mi aiuto col documento, sì, sì. Sono tutti del maggio dell'87, dico sì, bene? Sì, maggio, sì.
Vanno dal 9 al 26 maggio. Beh, Scandicci non ci interessa perché, almeno per quel che riguarda me, perché è successivo. Vediamo San Casciano Val di Pesa, che da quel che vedo sono 86-87. È così? Sì, 86-87. Sì. Sono ugualmente acquisti per cifre di 500-100.000 lire o sono cifre più cospicue? Perché no, c'è anche pezzature da 1 milione. Sembra anche da 5 milioni se non sbaglio. Sì, il 5287 fa un acquisto, 4 acquisti da 4 5 milioni. Da 5 milioni, poi da più da 1 milione. Da 1 milione il 3012 ne fa 6, dico bene? 5. Allora, abbiamo lo stesso prospetto? Sì. Io ho, allora, il 5 febbraio 87, 4 buoni da 5 milioni. Nel dicembre 86, 4 buoni da 1 milione. Allora fermiamoci un attimo, se non capisco male da questo accertamento risulta che fra il 30/12/86 e il 5 febbraio 87, quindi in 35 giorni, sono 25 milioni, dico bene? In contanti? Sì. Ecco, in corrispondenza di questi 25 milioni in contanti avete per caso trovato qualche prestazione che lui ha fatto? No. Una spiegazione di questi versamenti? No. Ecco. Non che giustifino queste cifre, cioè, non le avete trovate voi. Per quanto riguarda Monte Firidolfi? A Monte Firidolfi, come ho detto, c'è 10 milioni e 300 mila lire. Possiamo vedere gli anni? Allora, dall'81, 85, 81, 86 e 86. Dall'81 all'86. E anche lì acquista buoni per 1 milione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 da 1 milione. In che data, scusi? Allora, il 4/10/86 ne acquista 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 1 milione. Allora, mi scusi, il 4/10/86, che siamo 4 da 1 milione, forse di più se non leggo male, 2, 4, 6? Sì. Sono 6 milioni? Sì. E siamo esattamente il 4/10, praticamente 2 mesi prima di quel altro acquisto che era, abbiamo detto, di 5 milioni, poi quindi nel giro di 2 mesi e mezzo sono 30 milioni di acquisti. Sì. Bene. 20, sì. Circa, sì, ovviamente, sì, certo, il prospetto. Certo. Poi, come ripeto, c'ha altri acquisti sia da 500.000 lire, più 2. Piccoli. Sì, tagli più piccoli, che vanno a tagli, ripeto, da 50.000 lire fino a 5-10 milioni forse arrivano alle poste, e da 100.000 lire tutti. Comunque nel solito periodo lui, nel periodo che va dall'81 all'86, con movimenti più cospicui nell'86, deposita questa cifra totale di 10 milioni e 300 mila lire. Ecco. Andiamo ancora Contea, sono vecchi nel tempo, sì, almeno a me non interessa. Vorrei tornare invece agli anni che interessano ai fini ovviamente della ricostruzione del PM. Torniamo a Mercatale, che è l'ufficio dove sembra abbia una maggiore consistenza. Certo. E vediamo ad esempio l'anno 84. Sì. Ecco, io vedo nel 1984 ci sono degli acquisti tutti di titoli in genere da 500 e 1 milione, dico bene? Allora, 84. Sono 17-10, 24-12, 8-2, 85. Siamo sempre, se lei può fare le somme, sì, facciamo da noi. Ce le può leggere un attimo? Allora, io ho Mercatale Val di Pesa. Sì. Allora, iniziamo con le pezzature. A me interessa quelle da 500.000 fra il 17/10/84 praticamente e l'anno successivo. Vedo pezzi da 500 cospicui, da 1 milione altrettanto cospicui, e sono tutti in quegli anni lì. Questo lei mi dice nel... Le chiedo, Sì, siamo ufficio postale di Mercatale. Sì, allora, c'è da precisare una cosa. I buoni a cui lei fa riferimento erano tutti buoni ordinari e vincolati delle poste che il Pacciani bloccò nel periodo che era in carcere perché mise opposizione a riscuotere. Vabbè, questo è dopo. Sì, no, ma le spiego. Questi buoni sono stati tramutati nei due libretti di ingente questo somma. Dopo, ecco, questo dopo. A me interessa il allora, momento dell'acquisto. Per quanto riguarda i buoni che aveva il Pacciani, ce n'ha da 1 milione, per esempio, in data 4, questi sono più recenti. 90. No, a me interessa, scusi, quelli io vedo. Nell'82. Sì, 82 e allora, 84. Gli 82 sì, sì, io ce l'ho in ordine cronologico ora qui. Allora, il 33/82 acquista 2 buoni da 1 milione. Il 17/7/82, cioè 4 mesi dopo, acquista buoni da 50.000 lire. Vediamo quelli più grossi, sì, mi dispiace, sì, sì. Solo quelli da 1 milione o da 500.000. Allora, da 1 milione ne acquista 2 il 13/11/82.
Poi da 500.000 lire ne acquista 1, 2, 3, 4 il 17.10.84. Da 500.000 lire ne acquista 3 il 24.12.84. Tutti i pezzi da un paio di milioni, insomma. Sì, poi ce n'è uno da un milione. Sempre. Sì, sì, il 24.12 nella stessa data acquista anche da uno da un milione. Poi l'8 sono 2 milioni e mezzo. Sì. L'8 febbraio, quindi. L'8 febbraio 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire. Sempre 85. Sì, sì, parlando di 85. Poi il 17.12.85 da un milione ne acquista 1, 2, 3, 4 e 5 da un milione. Poi il 3 gennaio, andiamo nell'86, da 500.000 lire ne acquista uno, il 17 febbraio un altro da 500.000. Sono molto vicini, sembra acquisti, sì, di diversi milioni ogni mese. Sì, diciamo che ogni mese, due mesi fa degli acquisti per 2, 3 milioni, 4, però che suddivide, non prende tutti da un milione, magari c'ha 3 milioni e mezzo, ne piglia 3 da un milione e uno da 500.000. Questo è perché la posta vende pezzi di... Sì, poi non sempre la posta ha tutte pezzature, magari alla posta gli consegnano 100 buoni da un milione, quando l'ha finita non ce l'ha, magari ne dà 2 da 500.000 lì, tanto il valore andiamo corrispondente avanti. È quello. Andiamo avanti. Poi continua nell'86, ne ricompro un altro da 500.000 lire il 3 gennaio, il 17 febbraio 86 un altro da 500.000 lire, sempre lo stesso giorno ne acquista 2 da 1 milione, poi il 6 marzo dell'86 1, 2, 3 da 1 milione, sempre lo stesso giorno. Sembra quasi a cadenza mensile. Sembra quasi una cadenza mensile, addirittura sì, più o meno sì, cioè sono proprio intervallati da poco tempo. Poi continua nell'86 il 6 marzo, cioè nella stessa data, un altro da 500.000 lire. Il 17/4/86, cioè un mese dopo, acquista 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire. Poi il 20 maggio, sempre dell'86, 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire. Il 17/6/86... 1 da 500.000 lire, nello stesso giorno 1 da 1 milione. Comunque il tipo di movimento è così ricostruito. Sì. Fra l'altro sembra di capire da quello che ci diceva lei che lo fa anche negli stessi periodi su uffici postali diversi. Sì, sì, lo vediamo. Torniamo, vedo ancora buoni postali invece, addirittura il 12 marzo 82, andando avanti nell'elenco, perché evidentemente sono su questi sono sul libretto, la somma depositata, questi erano sul libretto. Poi buoni postali nel 1982, è sempre il suo prospetto che io cerco di seguire. Ah, 82, sono ovviamente annate sfalsate perché è il tipo di titolo che ha acquistato. Sì. Io vedo buoni postali 12.382, sono tutti da 500 o da 100.000. Allora, nel 82 può fare delle somme lei? Sì, io ho da 500.000, ho il numero dei buoni, sì. Perché noi abbiamo fatto il totale complessivo di quanto c'ha. Comunque, quindi in questo ufficio postale avvengono questi tipi di nell'82 c'ha 1.5 milioni, 2.5 milioni, 3.5 milioni. Siamo tutto al 12 marzo. 4.5 milioni, 5, 6, 7, 7.5 milioni. Le date? All'80, l'ultimo è del 2.10.82 e il primo è del 12.3.82. Bene. Quelli riferiti all'82 su un mercatale. Bene, sì, siamo tutto su mercatale. Poi vedo grossi pezzi, sempre il 12 marzo, e qui siamo all'anno successivo dell'83, pezzi da 500 grossissimi. Sì, ce n'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi da 500 in data 12.3.83. Ma io direi che non ho altre domande se non quella di farle ridire, ma esclusivamente per sintesi, qual è il totale di queste cifre? Ha detto 158 milioni. Il totale delle cifre sono dei beni mobili, sono 157.890.380 lire. E la domanda che le faccio, ma di fatto ha già risposto elencandoci i versamenti, sono tutti fra l'82 e l'87. Diciamo la più consistente mandata di acquisto di buoni va dall'82 all'87. Perché ecco, di ante in precedenza negli anni 70 c'è solo quel contea. 70 c'è il conto di contea, appunto, dove lui è ancora. Quindi fra il 70 e l'80 c'è solo, e l'82 c'è solo quel contea. Sì, soltanto successivamente tutte le cifre che lei ci ha elencato e poi dopo, diciamo, la detenzione solo quelli di Scandicci. Sì, è così? Di Scandicci. Non ho altre domande, grazie. Ispettore, scusi, su questa somma di 157 milioni circa, no? Se ho capito bene,
in buoni postali, acquisti fatti da Pacciani, la prevalenza è stata dall'anno 81 fino all'86, ma prevalenza si può quantificare monetariamente, cioè bisogna nel periodo precedente all'81 ad esempio, sui 157 milioni, prima dell'81 quelli di contea, non so, a quanto ammontavano? Il totale di contea che vanno dal 72 al 73 sono 5 milioni e 150 mila lire. E in che tranche venivano fatti questi acquisti? Queste sono pezzature piccole, per esempio vedo, allora le posso anche elencare, il 28.4 del 72, 500 mila lire, un buono soltanto, poi un buono il 28.4, cioè sono da 100 mila lire, pezzature anche piccole, poi 500 mila lire il 19.5, poi altre 500 mila lire il 19.5, allora qui sono elencate direttamente, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 da 500 mila lire, in data 19.5, poi uno da 50.000 lire in data 36, uno da 100.000 lire sempre in data 36 e poi 250.000 lire sempre in data 36, parlo di unica pezzatura, poi ce n'è in data 4.1 del 73, si cambia anno, 250.000 lire, un buono, poi sempre in data 4.1.73 altre 250.000 lire e poi un buono da 100.000 lire in data 1 febbraio 73 e un altro da 500.000 lire sempre in data 1 febbraio 73. Quindi rispetto all'accumulo dall'81 all'86 di 150 milioni, il pregresso è di circa 5 milioni in piccolissime tranche. Sì, 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 per acquisti diciamo tipo il risparmiatore che magari all'epoca preferivano metterli alle poste magari che in banca. Grazie. Parte civile? 73, dal 73 ad 80. Gli do un'occhiata? Non sarebbe nulla. No, io i primi acquisti ce l'ho all'81, i primi acquisti di buoni postali. No, dopo il 73? Dopo il 73 i primi acquisti sono all'81 e le dico... Quanto è finito? Il primo 81 lo trovo, ecco, io ce l'ho del 16-6-81, 100.000 lire. Poi 1, 2, 3, 4 da 500.000 lire, sempre nell'81. Poi basta, quelli sono gli unici dell'81. Cioè un totale di 2 milioni e mezzo in totale. Bene, altre domande? Nessuna. Allora può andare, grazie. Grazie a voi. Presidente, vorrei sentire i consulenti tecnici che sono indicati nella lista testi del PM, professori Fornari dell'Università di Torino e Lagazzi dell'Università di Genova, che sono stati rispettivamente incaricati dal PM di fare due consulenze, una relativa a malattie dell'Otti e l'altra relativa al Pucci, ex 196 codice di procedura per quanto riguarda la capacità a testimoniare. Li chiamerei insieme e farei le domande sui loro... l'esito delle loro visite. Che hanno lavorato congiuntamente loro? Congiuntamente, sì, sì. Allora, come? Professor Fornari e professor Lagazzi. 71. Ah, ecco qua, sì. Avete difficoltà a assumerli tutti e due insieme? Vuole separatamente? Ma il PM ritiene, dato che, almeno credo che per primo tocchi al PM che ha chiesto come testi i propri consulenti, dato che hanno... e fatto l'elaborato e lavorato insieme come attestano loro, io farei le domande a entrambi e poi vedranno consulenti tecnici di come alternativamente rispondere. Allora, professor Fornari, chi è? Sono io, presidente. Lei, dove è nato? Torino, 5 maggio 39. Torino, 5 maggio 39. Ivi residente
Corso Montevecchio 38, il mio istituto. Legga la formula per cortesia. Quella del test. Sì, sì. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Quindi Lagazzi Marco, aspetta, sentiamo anche l'altro, Lagazzi Marco e lei. Marco Lagazzi, nato a Genova 11 settembre 1957, domiciliato presso Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Genova. Anche lei, la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene. Prego, Ministero. Sì, vorrei chiedere innanzitutto a entrambi i consulenti, cominciando dal professor Fornari, qual è l'attività che svolge, ci ha detto a Torino, se può spiegarci qual è la sua professione, qual è la sua specializzazione. Sono medico psichiatra, professore ordinario di psichiatria forense all'Università di Torino. Ho la cattedra di psichiatria. Faccio solo questo lavoro. Vorrei chiedere, fare la stessa domanda al professor Lagazzi, se ci può spiegare. Sì, sono medico, specialista in psicologia, dottore di ricerca in psichiatria forense, e insegno psicologia giudiziaria alla scuola di specializzazione in criminologia dell'Università di Genova e anch'io, come il professor Fornari, sono unicamente psichiatra forense. Ecco, per la questione pratica, per la questione pratica, per la trascrizione, quando intervenite, ognuno dica il proprio nome. Bene, per evitare poi che la dichiarazione venga attribuita all'altro. Bene. Dunque, la prima domanda che io volevo fare è ovviamente semplice in ordine cronologico degli incarichi che sono stati loro affidati come consulenti. Io vorrei che loro spiegassero innanzitutto quale incarico hanno ricevuto dal PM, dopo ovviamente gli esiti, per quanto riguarda la persona Dell'Otti. Siamo stati incaricati, Fornari. Siamo stati incaricati dall'esimo procuratore nel giugno del 96 di procedere all'indagine psichiatrica in persona di Lotti Giancarlo e ci è stato formulato il seguente quesito. Dicano i consulenti tecnici esaminati gli atti nel procedimento relativo a Lotti Giancarlo, visitato sottoposto di medesimo a tutti gli accertamenti diagnostici che riterranno necessari. Primo, se Lotti Giancarlo sia affetto da impotenza sessuale organica o psicogena ed in caso positivo in quale forma. Secondo, quale ne sia la causa. Terzo, quale ruolo la stessa abbia esercitato nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato, quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti. Quarto, riferiscono quanto altro utile all'accertamento della verità clinica del soggetto. Abbiamo avuto 60 giorni di tempo per procedere alle nostre indagini e consegnare una relazione scritta e abbiamo visto Lotti Giancarlo la prima volta presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Firenze il giorno stesso, cioè il 16 di settembre, e poi tre volte presso l'Istituto di Criminologia di Genova in data 30 settembre, 15 ottobre, 18 ottobre, 29 ottobre 96. Quindi in tutto l'abbiamo visto quattro volte. Cinque volte. Una a Firenze e quattro. Quattro, chiedo scusa, giusto, cinque volte. Una a Firenze e quattro volte a Genova, sì, cinque volte. Al termine dei nostri accertamenti abbiamo risposto ai quesiti nel seguente modo. Lotti Giancarlo è affetto dai disturbi dell'erezione e dell'orgasmo di natura psicogena. Detti disturbi possono essere accentuati dall'uso di bevande alcoliche che interagiscono in sinergismo negativo con gli stessi, ma sembrano con maggiore verosimiglianza essere collegati con aspetti di carattere perverso propri della personalità del soggetto, che non possono trovare adempimento in un normale atto sessuale e la cui frustrazione può forse contribuire alla scarsa performance del soggetto.
Tra le cause che si trovano alla base di questa situazione sono da segnalare l'isolamento in cui ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza, la colpevolizzazione delle sue prime curiosità e approcci erotici, la mancata acquisizione di abilità relazionali e sociali, il complesso di inferiorità in lui presente a tutti i livelli, intellettivo, affettivo, relazionale, sociale ed economico, nonché gli elementi maggiormente perversi che sono citati nel contesto della relazione. I disturbi sessuali che lo affliggono da anni entrano direttamente nella genesi e nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato, quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti, nel senso che hanno fatto di lui non solo e non tanto il passivo spettatore, l'esecutore marginale di delitti da altro organizzati, pianificati e portati a termine, ma anche ed in modo più sottile un attento e sicuramente servizievole collaboratore degli assassini, senza dubbio gratificato dal proprio ruolo, e stimolato da quanto osservava in quelle occasioni. Alla luce di quanto riferito, in estrema sintesi, la realtà clinica del periziando può essere identificata in quella di un uomo apparentemente immune da patologie somatiche e psichiatriche di rilievo, ma orientato in senso omosessuale e connotato da forti istanze di carattere perverso, sicuramente tali da essere parte della sua personalità, delle sue scelte e della sua stessa interazione con l'esterno. La relazione è datata 20 novembre 96. Professore, vogliamo vedere, magari in sintesi, se ce lo può spiegare lei, la dinamica di questo accertamento, come siete arrivati a queste conclusioni, che in estrema sintesi è quella di cui ci ha parlato lei, ora, una perversione particolare e un carattere di omosessualità, o obiettivamente soltanto messo in luce quello che ritenevo sintetizzare. Vorrei invece che lei e loro ci spiegassero come siete arrivati a queste conclusioni. Se avete fatto un'anamnesi, una visita o sì. Più visite. Dunque, abbiamo studiato la documentazione che ci. Sì, chiedo scusa, Lagazzi. Abbiamo studiato la documentazione degli atti che ci è stata resa disponibile e abbiamo fatto sia un esame somatico sia un esame di tipo psichiatrico. Dal punto di vista somatico abbiamo acquisito le certificazioni che ci sono state prodotte di antecedenti, esami radiologici, ematologici del signore. Abbiamo fatto con il consenso dell'interessato nuovi esami laboratoristici anche per vedere eventuali patologie somatiche che nel caso potessero influire sulla stessa erezione in risposta al primo quesito avuto, e abbiamo fatto un esame psichiatrico. L'esame psichiatrico si è articolato attraverso la raccolta della storia del signor Lotti, la raccolta di quanto egli ha ritenuto opportuno dirci e alcuni test che sono quelli abitualmente utilizzati nella prassi psichiatrico-forense. Tutti questi elementi sono stati integrati in una valutazione clinica conclusiva. Partiamo da quelli somatici. Le conclusioni. Dunque, dal punto di vista somatico abbiamo evidenziato che... Cioè, se c'è una patologia organica. Certo, abbiamo evidenziato, al di là di aspetti di tipo ipertensivo per i quali il signore è in trattamento, non abbiamo evidenziato patologie somatiche di particolare rilievo. Si tratta di un signore che ha dei problemi di, se ben ricordo, ipercolesterolemia e ha alcuni esami ematologici alterati, però non in maniera tale da indicare patologie di rilievo e sostanzialmente direi in maniera coerente con gran parte della popolazione della stessa età. Quindi gli esami che abbiamo praticato non hanno evidenziato nessuna patologia di carattere somatico o neurologico specifico. Invece, dal punto di vista, voi dite, psicogeno, dal punto di vista psichiatrico? Dunque, dal punto di vista psichiatrico dobbiamo innanzitutto... Che patologia è emersa, che è quella che ci avete evidenziato? Beh, dunque, dobbiamo comunque premettere che ci siamo trovati di fronte a un signore che ha sicuramente condotto i colloqui con noi in maniera molto attenta, in maniera a tratti anche
piuttosto reticente, limitatamente. Ci vuole spiegare meglio sia il profilo della particolare attenzione, quindi che rilievo può avere, che conseguenze, e di questa reticenza. Sì, diciamo che ci siamo trovati di fronte a una persona che era un interlocutore il quale in determinati momenti rispondeva in modo palesemente, volutamente evasivo alle domande che gli facevamo, in altri momenti riferiva elementi che facevano parte soprattutto della sua storia personale, ma direi più della sua storia somatica. Quindi una persona che, certamente una persona che di fronte a domande specifiche talvolta eludeva le domande stesse oppure si limitava a ribadire che su determinati argomenti non aveva nulla di più da dire. Chiedo scusa, però dimostrava, lei diceva, attenzione, cioè molto vigile. Sicuramente, molto vigile. Un atteggiamento di persona che capiva benissimo. Era perfettamente consapevole delle caratteristiche dell'indagine che stava facendo e direi, pur essendo persona di risorse culturali, sociali limitate, era in grado, diciamo così, si possa usare questo termine, di reggere validamente il colloquio con gli interlocutori. Quindi perfettamente cosciente degli esiti, certamente, di quel che diceva. Certamente. Ecco, e per quanto riguarda questa reticenza? Per quanto riguarda... Lei, se non sbaglio, ha detto attenzione particolare e reticenza. Sì. Da cosa l'ha dedotto? Dal modo di... Ma, direi l'atteggiamento. Cioè è l'atteggiamento di... una persona molto attenta a quello che diceva, molto attenta a quello che non diceva, cioè molto... come se qualcosa non lo volesse dire, questo. Esplicitamente. Lo ha detto esplicitamente. Assolutamente, cioè diceva di fronte tutte le volte in cui, anche poi parlando dei fatti, ovviamente sì, cercava di discutere con lui, ma anche su un livello, diciamo, ovviamente chiaro. Certamente il nostro compito non è investigativo, ma era di analisi dei suoi vissuti. Tutto quello che anche indirettamente poteva in qualche modo portare nuove discussioni su questi argomenti, lui lo troncava. Quindi l'attenzione e la reticenza sotto questo profilo. Senza dubbio. Per quanto riguarda invece il proprio, i propri comportamenti, in fondo era un'indagine relativa a patologie di origine sessuale, e lui ha raccontato il suo vissuto, il perché di queste sue condotte. Avete potuto approfondire in qualche modo questo aspetto? Ma lui ci ha dato anche una versione di se stesso, che aveva grandi rapporti sessuali, se ben ricordo, con quella signora, con la Filippa, con la quale aveva avuto una relazione più lunga. Ha nel contempo però ammesso aspetti di inibizione, di timore nel rapporto con le donne. E da nulla... questo che voi siete arrivati anche a quell'analisi di perversione, ci vuole... Assolutamente non in questo senso. Lui nulla ha detto circa aspetti o istanze di tipo omosessuale. Direi questo aspetto, poi il collega potrà integrare, è stato desunto sia da alcune risposte fornite ai reattivi mentali, sia da una... E in ultimo direi anche su un suo atteggiamento globale che ci ha lasciato comprendere come vi fosse incoerenza tra la sua realtà clinica e la realtà che lui ci voleva riferire. Ecco, vogliamo approfondire a questo punto questo aspetto dell'omosessualità. Mi sembra ne parlate diffusamente fra le pagine 36 della relazione e 30, dove parlate del tipo di test che gli avete fatto e dai colloqui avuti. Mi sembra ci sono delle parti molto... ovviamente questo ve lo dico, ma è negli atti di questo processo è chiarissimo, indipendentemente dalla vostra indagine che è antecedente alle ammissioni di Lotti, Lotti poi ha fatto presente di alcuni episodi che gli sono avvenuti per quanto riguarda, che sono avvenuti successivamente per quanto riguarda le sue esperienze omosessuali, ma questo l'ha detto lui a parte successivamente al vostro lavoro, quindi mi interessava che voi chiariste quello che avevate voi accertato attraverso l'esame della persona e attraverso i test, indipendentemente dalle sue dichiarazioni che voi fra l'altro non conoscevate perché sono successive.
Fornari, questo suo orientamento in senso omosessuale, o meglio ancora questa sua problematica di tipo sessuale, viene fuori molto bene dal test di Rorschach. Attraverso... Vuole spiegare, scusi professore, cos'è il test di Rorschach? Il test di Rorschach è un test proiettivo per noi fondamentale in ogni indagine di tipo clinico, che consiste in 10 tavole, ognuna delle quali porta una macchia, nient'altro che una macchia. Alcune tavole hanno macchie monocromatiche, dico nero sfumato, con delle sfumature, altre sono dicrome, nere e rosse, le tavole 2 e 3, altre sono policrome, 8, 9, 10. La consegna è quella di dire che cosa il soggetto vede in queste tavole, tenendo conto che non ci sono risposte né giuste né sbagliate, deve semplicemente, come lavorasse di fantasia, come se fantasticasse, vedesse una macchia sul muro, una nuvola nel cielo, e il suo compito è dire che cosa vede lì dentro. Poi esiste tutta una metodologia di raccolta di queste domande, di siglatura, di lettura di tipo contenutistico e simbolico delle risposte che vengono date. Esistono delle tecniche di accertamento successivo per avere una sicura localizzazione delle risposte, per esempio, per essere certi che non siamo noi che interpretiamo quello che lui avrebbe voluto dire, che invece non ha detto, ma che veramente la persona che fa l'indagine che dice quello che ha visto, no? Vabbè, poi ci sono delle codificazioni che traducono le risposte date in simboli, in sigle, quali riportate a pagina 29 della relazione, per esempio, e poi c'è una lettura che noi facciamo in base a quello che uno ha studiato sul test di Rorschach, per esempio. Allora, ci sono delle risposte che il cui significato formale ci dà dei valori sul, per esempio, sul tipo di intelligenza, sulla precisione del pensiero, sul tipo di affettività, sul rapporto che si ha con la realtà e con gli altri, eccetera, eccetera. Ci sono invece delle risposte il cui contenuto più o meno simbolico ci orienta a fare delle ipotesi. Certo, sono ipotesi cliniche queste, non possiamo dare delle risposte di tipo comportamentale e dire che in base a un test, ovviamente, questo è un discorso clinico. Il fatto che lui abbia un certo tipo di risposte, quali specificate a pagina 30 della nostra relazione, ci ha fatto pensare che appunto in lui fosse presente una problematica sessuale di non identificazione nel suo ruolo di maschio. E quindi una fondamentale difficoltà nel rapporto con il suo sesso come uomo, no? E con l'altro sesso. D'altronde lui di queste difficoltà con il sesso femminile ce ne ha parlato, questo l'ha messo, cioè lui sulla sua storia ci ha dato molti elementi, ha parlato abbastanza del papà, della mamma, della sorella, della sua infanzia, del rapporto con le donne, e ha trovato tutto questo, tra l'altro le sue difficoltà con il sesso femminile, di natura psicologica, non fisica, non organica, non biologica, lui stesso l'ha detto più volte, trovano un puntuale riscontro nel test di Rorschach. Quindi diciamo che si poteva anche fare indipendentemente questa considerazione di questa difficoltà di identificazione sessuale, però diciamo che quello che viene fuori al test trova un puntuale conforto nella storia clinica e viceversa. La storia che lui stesso ci ha fornito spontaneamente relativamente alle difficoltà con l'altro sesso trova puntuale riscontro nel test, dove non si può barare, perché voglio dire, noi che facciamo questo, io sono 30 anni che lo faccio questo test, non riuscirei a barare a questo test, non è possibile, tranne che lo psicologo non sappia leggere il test, ma non è pensabile che sia un test non valido quello che ci ha dato Lotti. Confortato dal TAT, che invece è un altro test diverso, il TAT è tutta un'altra faccenda, sono delle storie, sono delle fotografie con delle scene dove la persona è invitata a raccontare una storia che abbia un inizio e una fine.
e in base al tipo di storia che il soggetto racconta se ne fa anche qui una lettura e formale e contenutistica del test, che però porta su un altro piano. Cioè, per esempio, mentre il test di Rorschach ci dà una fotografia della struttura profonda della personalità, il TAT ci dice come questa struttura si declina nell'esistenza, cioè come si gioca. Lo stile di vita, per esempio, ci dice come la persona si comporta nella vita, nella realtà. E anche questo test ha dato un... Anche qua ci sono delle risposte, sì, delle storie significative, sì. Conformi alla... Per esempio la figura che guarda, che sta a dirci, la perversione di Lotti non è da vedere come perversione sadica o masochista o che so io, o pedofila, eccetera, eccetera. Queste aggettivazioni vengono poi fuori eventualmente di fronte ad altri dati, no? La perversione in genere è la perversione, cioè vuol dire che la persona non ha un orientamento sessuale, diciamo normale, posto che esista un orientamento sessuale normale, cioè quello condiviso dai più. Che vuol dire poi solo questo, vuol dire perché nessuno di noi sa definire la normalità sessuale delle persone. Ecco, lui ha dei tratti perversi, cioè di cattivo, inadeguato orientamento della sua sessualità nei confronti dell'uso che lui fa della sua sessualità con se stesso e con gli altri, che nel caso specifico sono le donne, insomma, se si intende come sessualità normale il rapporto uomo-donna. E ci sono a pagina 33 abbiamo identificato alcune tavole che sono particolarmente indicative di questo tipo di passività, che si alterna però con un po' con dell'aggressività anche, no? Tra l'altro lui, quando ha parlato con noi, si è atteggiato a uomo molto mite, molto dolce, molto tranquillo, molto disponibile, che sorride, che ride, che al limite gli si sta la pacca sulla spalla, gli sta la battuta. Però quando, per esempio, ha accennato ad alcuni episodi della sua vita, e non so, gli si è detto che bisogna Pacciani gli faceva certe accuse, si è alterato in volto, ha alzato la voce, è diventato estremamente irritato e nervoso. Sembra che sia scattato da un momento all'altro. Mi non sembra voi noi, avete riportato queste parole, che sì, dovrebbero essere le sue testuali, a pagina 20. Ecco, Pacciani è uno che ha detto che non mi conosce. Io invece lo conosco benissimo e se dirà contro di me saprò bene io come difendermi. Inoltre Pacciani è uno che sa che se verrà condannato verranno fatti fuori altri nomi. Vabbè. Sì, questo l'ha detto con un ton di voce molto alterato, tutto questo, no? Ma mai voi cosa gli avevate chiesto? Ma abbiamo chiesto che... Ma cosa abbiamo chiesto? Lei stava dicendo che è una persona mite, però quando ha parlato di questo suo rapporto con questo coimputato... Ha detto il professore che gli avevano detto che Pacciani gli faceva certe accuse. Lo conferma questo professore? Se è scritto, sì. L'ha detto ora. Non trovi il adesso. Punto. Relativamente, sì. Lui ha sospettato che... Ha raccontato un po' il fatto, no? Pagina 19, pagina 20. Poi gli abbiamo chiesto se non aveva paura di Pacciani, forse una cosa così abbiamo chiesto, cosa ne pensava di questa vicenda, di questa faccenda, di queste accuse che gli poteva far Pacciani, che gli poteva eventualmente rivolgere Pacciani in un futuro, o gli aveva rivolto, perché io mi vergogno molto, ma non ho seguito il processo, quindi non sapevo esattamente che punto fosse le cose. E allora a un certo punto lui ha preso fuoco dicendo so ben io, a questo punto, come dire, che stia solo zitto, perché io lo conosco molto bene e se lui alzi il tiro lo alzo anch'io e so bene come alzare il tiro. E questo con voce molto conciata, molto assertiva, molto dura. Diverso da quell'atteggiamento, sì, passivo che aveva tenuto. Sì, e poi rapidissimamente si è riordinato, ha fatto un sorriso, si è messo di nuovo a testa china, perché lui, quando non sapeva come cavarsela, chinava il capo e incominciava a parlare dei suoi mali, perché è la sua strategia, insomma, di fondo è questa, no? Quando messo con le spalle al muro, si fa per dire, quello che lui ritiene essere messo con le spalle al muro, e di fronte a una situazione qua, lui abilissimamente riusciva a, non so, a sorridere, a girare la faccia, ecco, a tirar fuori roba di tasca e a rifugiarsi nei suoi mali.
Ecco, questo ha detto chiaro e tondo, l'ha detto, ecco, sì. Ecco, scusi, io le vorrei leggere. Voi avete riportato queste frasi. Dice: se non dicevo nulla ero belle che dentro, mi hanno messo davanti a dei contrasti, io ho dovuto ammettere qualcosa, altrimenti me ne sarei andato in carcere. Cioè, è quello che stava spiegando lei? Cioè, una volta messo con le spalle al muro? Sì, lui ci ha fatto capire molto bene che la situazione così gli andava bene. Insomma, lui era un privilegiato. Quando abbiamo visto cioè, noi... ha capito di essere un privilegiato? Sì, per Bacco, l'ha detto, sì, sì, l'ha fatto capire chiaramente che aveva capito benissimo, portato avanti e indietro, protetto, coccolato, ben certo. Servito, ben seguito da noi stessi, insomma, voglio dire, non ci voleva molto per capire che era una situazione in cui lui si trovava perché aveva detto alcune cose, ma ci ha fatto capire e questo e che lui avrebbe potuto dire ben altre cose. Questo è quello che è sembrato a voi? No, l'ha detto. Lo ha detto? Sì, 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 lo so. Ho dovuto ammettere qualche cosa, altrimenti mi sarei andato in carcere, e se dirà contro di me saprò ben io come difendermi. Cioè, come dire, io ho la mia riserva, no? Cioè, che mi sono state fatte delle contestazioni e ho dovuto ammettere. Esatto. È questo che ha. E questo mi è stato ripagato, insomma, il premio è stato che non sono in galera, insomma, no? Questo è il concetto. Ecco, chiaro che questo se le cose... Questo così come l'ha capito lui. Come l'ha capito lui, esatto. Ci ha fatto capire che se le cose cambiano, cambio anch'io. Cioè, se alzano il tiro e finisco in galera, non so, saprò... Ipotesi che fa, non l'ha detto esplicitamente, sì, ma sì, era chiaro nel colloquio clinico questo, che lui diceva, io sono uno che sa regolarsi e sa giocare. Sa capire, le carte completamente cosciente di quello. Ah, perfettamente cosciente, e ha condotto lui il colloquio, sempre. Quello che lui sostiene il PM, sì, sempre. Ci ha dato quello che ha voluto darci, con estrema abilità, con quella l'astuzia che può avere l'uomo, il contadino, no? Che però ha un'esperienza di vita che batte magari quella dell'intellettuale, perché lui è uno che è cresciuto proprio a contatto della vita, no? Quindi lui sa benissimo regolarsi in confronti dell'esistenza della vita. È così astuto, si è regolato nei vostri confronti. Ah, sicuramente. Professori universitari, con tutto il rispetto, PM, investigatori, lui ha saputo capire qual era la situazione. Ah, sicuramente ha saputo capire cos'era questa perizia, a cosa paravamo, cosa volevamo. Noi gli abbiamo spiegato molto bene, perché è nostro uso far leggere al periziando il quesito, spiegargli il quesito, se non ha capito il quesito glielo spieghiamo fino a quando è necessario, e gli abbiamo spiegato cosa vogliamo fare e ci siamo fatti dare il consenso scritto suo per fare gli esami. In modo che non... Quindi è persona che dal punto di vista dell'intelletto, sia pure coi limiti che voi avete evidenziato, è persona che sa benissimo per cosa fatto. Dice, cosa ha fatto, non ha problemi di... Poi dico, non è che ci voglia molto sì, a sì. Capire e a sapere cosa eventualmente ha fatto e che noi non sappiamo che cosa ha fatto. Voglio dire che una cosa è fare una truffa, è un po' più raffinato, una cosa è aggredire una persona, è una cosa che voglio dire anche... Una persona con meno intelligenza di quanta lui capisce perfettamente bene quello che fa. Lui ha un contatto, un rapporto con la realtà, indenni, integri. Contatto, rapporto con gli altri, indenne, integro. Sa benissimo come si gioca con le persone che lo accompagnano, con i periti, quando si è nella stanza e si fanno gli esami, quando si è fuori dalla stanza e si fanno le quattro chiacchiere. Mm-mm. Benissimo. E a questo proposito voi vi siete diffusi un attimo alla pagina 21 su questo aspetto che lui ha descritto di una sua sostanziale passività nei confronti degli altri, passività soprattutto nei confronti di Pacciani, e voi mi sembra che avete messo qualche dubbio su questa reale passività che lui descrive e che sia una persona che anche su questo punto forse non la dice tutta. Questo emerge da qualche... riscontro specifico che voi avete fatto con lui? Sì, cioè, Fornari. Voi avete messo, non è un mero esecutore di ordini, secondo noi, ma è qualcosa di più. Come mai vi è... Beh, il fatto che lui innanzitutto dica Pacciani stia attento a quello che fa, perché io sono stato buono e bravo fino adesso, ma se Pacciani alza il tiro, lo alzo anch'io e lo sistemo per le feste. E l'ha detto... con una grinta, diciamo, con un tono tale da far pensare che effettivamente lui è in grado di fare queste cose qua, non è che lo dica tanto per dirlo. E poi forse sono altri elementi?
quegli elementi, perché lui si è sempre, in quello che ha detto, atteggiato come, voi lo rimettete, mero esecutore di ordini o passività degli ordini del Pacciani. Su questo voi avete, almeno io leggo fra le righe, sì, avuto qualche perplessità. Sì, ragazzi. Sì, perché nei colloqui abbiamo anche cercato di sondare comunque questa immagine di soggetto costantemente impaurito, passivo, che lui dava di sé. E l'abbiamo visto attraverso l'aspetto della empatia nei confronti delle vittime. Cioè lui ci ha detto in alcune occasioni che di fatto sapeva in anticipo il possibile verificarsi determinati eventi e poi comunque anche per intendersi, no? Sì. E anche successivamente a questi delitti comunque poi si continuava a accompagnare con le stesse persone che sosteneva avessero compiuto questi fatti, cioè i suoi complici. Esattamente. Allora, noi gli abbiamo sono chiesto, le domande che gli abbiamo fatto tutti, certo, fino, e noi gli abbiamo fino chiesto all'incidente probatorio perché lui non si fosse in qualche modo attivato, e lui ci ha reiteratamente sostenuto perché aveva paura del Pacciani, però nello stesso tempo abbiamo colto un altro aspetto, una totale, che se questo ci ha sinceramente colpito, assenza di empatia nei confronti delle vittime. Nessun rimorso, fra l'altro. Assolutamente nessuno. E questo nell'immagine della persona passiva, timorosa, dipendente, sensibile che lui voleva dare di sé, assolutamente era del tutto incoerente, non ci stava. E quindi questo è un elemento che ci ha colpito. Un altro elemento che ha colpito è l'incoerenza tra questo atteggiamento, ripeto, mite, passivo, facilone, e una estrema attenzione nei confronti di piccole cose, di piccoli fastidi. Per cui, ad esempio, in tutti i colloqui parte del colloquio stesso era dedicato alle lamentele del signore circa il fatto di essere stato svegliato presto per venire. Quindi molto attento ai suoi bisogni estremamente spiccioli. Attento ai suoi bisogni spiccioli, e quindi tutto questo ci dà un'immagine diversa da quella della persona sensibile, timorosa, che lui voleva dare di sé. Io vorrei approfondire un attimo il discorso di questa mancanza di rimorso nei confronti delle vittime che appare da questo esame, soprattutto per vedere di capire, se si può capire, penso sia difficile ma la domanda la faccio lo stesso, qual era la motivazione per cui lui poteva andare a fare questi delitti, al di là se ha qualcosa a che fare con la perversione o se su questo non possiamo rispondere, o se è una domanda ovviamente, o se l'unico discorso che avete potuto percepire è quello di essere dovuto andare, minacce eccetera. Si riesce a capire qualcosa circa la sua partecipazione a questi omicidi, al di là, così come la racconta, al di là del fatto che dice di essere stato minacciato e costretto, per capire se aveva un movente, un qualcosa di personale o qualcosa di legato alla sua particolare perversione, o se su questo non possiamo dire nulla, eventualmente perché? Se non ci ha dato spazio o non siamo capaci noi di... Sì, abbiamo pochi elementi in mano. Se partiamo dal presupposto che lui ci ha dato quello che ha ritenuto di poterci, di doverci dare, no? E quindi ci ha presentato una personalità che non è la personalità vera, autentica del Lotti. Ovvio, perché lui ha importante la sua strategia, che è diversa da quella dei periti. Però noi di autentico abbiamo quella perversione nei limiti che è stata accertata. Esatto. Non abbiamo, per esempio, al test delle risposte direttamente denotanti aggressività, ecco, allora sadismo, come si non spiega, ci sono. Come si spiega questa mancanza di rimorso? Apparente. È vera o è simulata, innanzitutto? Sicuramente vera. Lui è talmente ripiegato sugli affari suoi che proprio non ha nessuna emozione. Anche al test, d'altronde, non viene fuori nessuna risposta di colore. Vedo adesso. Quindi è un mancanza di rimorso autentica. Sì, lui non c'ha, probabilmente non possiamo escludere che lui abbia sofferto molto da bambino e da ragazzo, perché la sua vita è una vita di ragazzo solo, non compreso, almeno lui così ce la racconta, stigmatizzato in un certo modo ferocemente dalla mamma, la sorella tuttora non lo ignora, non lo guarda, non ha mai avuto
affetti, sentimenti a parte, questa è Filippa, eccetera, eccetera. È un po' un cane sciolto, no? Quindi è probabile che lui abbia sofferto molto e abbia imparato che per sopravvivere bisogna prendere le emozioni e metterle nel cassetto. La realtà è che le emozioni con noi non sono venute fuori, sono tutte accuratamente rimosse, anche al test di Rorschach, dove non viene fuori nessuna risposta di colore. Per esempio, quindi lui non tira, non possiamo dire se, non è, se è nato così o se è diventato così, secondo noi è diventato così in seguito alle sue esperienze di vita. Certamente lui da un punto di vista dell'affettività è piatto, piatto, piattissimo, non c'ha risonanza, non c'ha rispondenza, non ha mai modificato, a parte queste puntate di irritazione contro Pacciani, no? Non ha mai avuto oscillazioni emotive durante i colloqui, è sempre stato molto molto piatto, e anche quando si preoccupava dei suoi disturbi non se ne preoccupava in maniera autentica e genuina, diceva di essere preoccupato, recitava la sua preoccupazione perché era funzionale all'atteggiamento difensivo, che era quello di dirottare l'attenzione dei consulenti, no? Ma non c'era la preoccupazione di avere qualcosa che veramente poteva essere anche grave. Ancora una domanda, io ho cercato di farla, ma mi rendo conto che è difficile la risposta, provo in altro modo. E cerchiamo di astrarre il racconto fatto dal discorso che Lotti ci fa: mi hanno minacciato, sono dovuto andare. Esaminiamo solo la sua perversione o comunque questo suo aspetto patologico dal punto di vista sessuale. È sufficiente o comunque questo tipo di patologia ha qualcosa a che fare o è possibile legarla alla partecipazione come movente ai delitti, o siamo lontani un miglio? Cioè, si può spiegare, può avere avuto una concausa, può essere stato un elemento che lo ha indotto a partecipare a questo tipo di operazioni? Ragazzi, dunque, noi abbiamo tratto una serie di ipotesi cliniche sulla base dei dati che abbiamo avuto. Ovviamente con tutti i limiti delle ipotesi cliniche, quindi sottoposte, come dire, a possibile falsificazione. Abbiamo solo il suo racconto e la sua confessione, non abbiamo... Esattamente. Sicuramente l'immagine che abbiamo avuto è quella di una persona fredda, affettivamente, come diceva il professor Fornari, piatta, con un fondo in realtà di non esplicitata verbalmente, ma presente aggressività, tra l'altro anche nei confronti delle donne. L'immagine, l'abbiamo citata a pagina 18, della frase «le donne ti possono fregare, non mi metterò mai più con una donna». L'immagine di un rapporto connotato da un lato da dipendenza, come lui riferisce nei confronti dei Pacciani, ma dall'altro anche da, a sua volta, aspetti di tipo aggressivo, aspetti di tipo voyeuristico che sono usciti anche ai test. Quindi, integrando tutti questi elementi, si può ritenere che quanto lo stesso signor Lotti ci ha riferito in merito alla sua partecipazione ai delitti può essere considerato coerente con la sua personalità e con le sue istanze di tipo perverso. Mi sembra, fra l'altro, citate voi a pagina 18 una frase che sarebbe sempre venuta da lui nel momento del colloquio, forse in sintonia con quanto avete detto finora, mi interesserebbe saperlo, dice: non sono mai stato capace di far godere una donna. Ricorda il contesto in cui venne fuori questa frase e quanto questa frase è coerente con l'analisi che avete fatto. È a pagina 18, se non sbaglio. Sì, qua è venuto fuori spontaneamente questa frase, ricordo molto bene questa frase. Lui parlava del suo rapporto con le donne e a un certo punto è sbottato in questa frase, esplicitamente. Allora gli abbiamo letto la deposizione della Filippa che gli dava 3 e lui ha ammesso che è un buon voto 3, insomma, ecco, è un buon voto. Quello che lui ha detto senza che noi lo sollecitassimo in nessun modo è l'altra frase: io non ho mai fatto il guardone, la cosa non mi ha mai interessato. E invece? L'abbiamo messa lì, beh, excusatio non petita, nessuno gli ha chiesto niente, non gli ha chiesto niente di questo suo eventuale partecipazione a questi fatti, no? Certo che lui, in linea di massima, che questa personalità, questo soggetto, sia un soggetto che va a fare il guardone,
ci sta benissimo, se ha delle perversioni, come mio un voyeurista, che sia uno che si masturba da solo in compagnia mentre vede certe scene, boh, non c'è bisogno di scomodare tanta psicologia, questa è una cosa quanto mai comune e frequente su tutte le colline d'Italia, anche fuori d'Italia, sono migliaia le persone che fanno questo mestiere qua, che lui abbia delle istanze anche aggressive, sì, distruttive, questo è possibile, lui fondamentalmente c'è la morte con le donne, eh? Con noi ha cercato di addolcire un po' la pillola, ma tutto quello che gli è successo nella vita l'ha portato alla conclusione che della donna non ci si può fidare, la donna è un essere pericoloso da cui bisogna stare ben attenti, perché le donne ti fregano, ti sfruttano, ti usano e poi ti buttano via, insomma questa è la sua idea della donna fondamentalmente, e quindi è possibile che la sua omosessualità sia anche omosessualità di rifugio, di tipo regressivo, di tipo riparatorio, chi lo sa, e qui bisognerebbe che lui raccontasse meglio le sue faccende, lo dice che io non ho una grande considerazione delle donne, cioè sono un po' delle cose che lui fondamentalmente disprezza, che lui se riesce usa, ma intanto non riesce manco ad usarle queste donne, perché a parte con la Filippa con la quale è riuscito a fare qualche cosa, dice lui, però la Filippa gli dà 3, e quindi voglio dire qua c'è qualcosa che non funziona in questa storia, perché se la Filippa gli dà 3, allora è lui che dice che è una sua fantasia quella di questo grande amore con la Filippa, che le cose vanno molto bene, perché se la Filippa è attendibile e dice che gli dà 3, vuol dire che lui non è poi quel grande maschio che riesce, no, a fare certe cose. E poi ci ha colpito anche questo fatto, per esempio, che lui portava le ragazze, viene fuori quella testimonianza, sulla piazza degli Scopeti. Ce lo dice avere la Bertalesi Alessandra. Ecco, beh, se questo è vero, certo che così qui... Così hanno detto un po' entrambi, di quindi noi non c'eravamo, dobbiamo prendere per... Prendiamo per buona, un po' di perversione c'è in una cosa di questo genere qua. Il tornare su quel luogo, beh, portarci una donna... Dove magari lui non ha fatto niente, ma l'ha saputo, l'ha sentito, non lo so, l'ha letto. Mettiamo che lui non c'entri niente in questi delitti, però portare una donna alla piazza di Scopeti e dire facciamo le nostre cosine qua. Poi come si sono svolte, lo raccontano i ragazzi, racconta, questi fatti, tra l'altro. Raccontano entrambi e quindi danno motivo di credere, anche, di crederli. Ecco, è un po' perverso, è un po' sadico questo atteggiamento voler verso... andare proprio lì. È un po' un uso sadico della figura della donna, insomma, ecco, no? Allora, tutto questo in tema di... Mi rendo benissimo conto che la domanda è difficile, la risposta è ancora più difficile. In tema di movente personale della partecipazione a questo delitto, può dirci qualcosa? Come compatibilità? Fornari, in linea di massima c'è la compatibilità. Lui ha molti tratti da serial killer, da perverso, ce li ha i tratti, ce li ha, ma non è mica l'unico, cioè guai se facessimo questo discorso qua, che siccome alcuni tratti questo è un serial killer, ha fatto certe cose, per carità, sarebbe un suicidio della psichiatria e della psicologia, al contrario, è al contrario. Cioè, c'è una compatibilità, c'è una compatibilità, psicologicamente parlando c'è una compatibilità tra quello che è accaduto lì e una sua partecipazione, solo lui sa qual è stata la sua partecipazione. Ci può essere un movente personale, indipendentemente da quel racconto che ci fa, dice mi hanno costretto. Sicuramente, lui ha un suo vissuto autonomo nei confronti della figura femminile, lui queste cose delle donne le pensa in quanto Giancarlo Lotti, che ha avuto una serie di esperienze negative con la mamma, la sorella e le donne, questo indipendentemente da quello che è successo. Avessi visto nel mio studio Lotti Giancarlo e mi avessi contato queste cose qua, avrei detto va bene, una persona che ha dei problemi sessuali, di rapporto, cioè sono, non c'è nessuna possibilità di agganciare questa tematica a qualcosa di imposto a qualcun altro. Lui è autonomo in questo, lui ha una sua problematica, no? Che è quella che abbiamo illustrato. Se poi lui l'ha manifestata, l'ha espressa attraverso questi delitti, semplicemente facendo da spettatore o intervenendo attivamente in questi delitti, è cosa che noi non possiamo tirar fuori dalla clinica. Certo. Chiarissimo. Io non ho altre domande, grazie. Cioè, ovviamente sulla consulenza Lotti. Chiarissimo. Avvocato Colao, di parte civile. Professore, scusi, professor Fornari, nel vostro
esame avete saputo o avete potuto riscontrare nel soggetto esaminato quali erano i suoi risvolti psicologici nei confronti della figura paterna? Sì, abbiamo ammesso che poca roba mi pare che ha detto del papà. Chiedo scusa, no. Ragazzi, non abbiamo compreso, figura paterna o materna? Paterna, perché non si è parlato del padre. Qua, a pagina 14. Sì, il papà era severo, sì. Sì, si è dipinto un po' come un rompiscatole, papà, nel senso che papà lo tampinava, insomma, no? Papà guardava che ora usciva, che ora rientrava, lui ha questo ricordo, un papà un po' incombente, ecco, un po' tanto un po' noioso, ecco, uno che lo teneva chiuso, che non lasciava andare in giro. Vedete, questo è un tema su cui lui torna parecchie volte, di essere cresciuto molto isolato, in una situazione di grande chiusura, perché papà non era severo, e lo teneva sotto controllo continuo, la mamma era molto religiosa e quindi gli diceva mi raccomando, guarda quello che fai, quindi in quel senso lì ce ne ha parlato, non altro. Quindi un padre oppressivo che con la sua personalità può avere contribuito a creare questo soggetto così come ce lo troviamo davanti oggi. Oh sì, beh, spesso in questa tematica, non so, dell'identificazione sessuale e sociale di una persona, il ruolo del padre e della madre è fondamentale, determinante. Certo, un padre troppo duro, troppo severo, un padre castrante crea dei grossi problemi per quanto riguarda il senso e la sicurezza della propria identità sessuale. Come un padre troppo debole, femminilizzato, ipovirile, crea problemi di altro tipo, insomma, certo. Anche qua però sono dati che noi diamo così perché non possiamo. Certo, no, va bene, professore. Va bene, già spiegato prima. Va bene. È stato molto esauriente, la ringrazio. Dicevo, anche se forse la domanda può essere, diciamo, la mia domanda piuttosto sintetica e pragmatica, però se lei dopo questo esame potesse dare una valutazione del quoziente di intelligenza di questo soggetto, come lo classificherebbe? Non so, fra ottimo, buono, normale, sufficiente o insufficiente? Ecco. Ma diciamo più, mi preoccuperei più della sua efficienza intellettiva. Lui forse ha un quoziente intellettivo ai limiti della norma, insomma, ecco, diciamo lievemente inferiore alla norma, se proprio uno vuole vedere il dato quantitativo, però è uno che sa usare la sua intelligenza. Allora, il nostro discorso oggi si rivolge più su questo versante. Non ci interessa tanto il valore del quoziente intellettivo, in tutti i casi, tutta la clinica, no? Quanto piuttosto capire come il soggetto usa quello che ha. Allora possiamo avere un insufficiente mentale, lieve, medio lieve, insomma non grave certamente, no? Che usa nella vita pratica, nella vita di tutti i giorni, usa la sua intelligenza meglio di un genio, o di un intellettuale, di un teorico, di un picco della Mirandola, insomma. Quindi a un certo punto noi abbiamo osservato che lui sa usare molto bene l'intelligenza che ha. E quindi ci è interessato molto meno misurarla. Grazie professore, altre domande? Avvocato Pellegrini, parte civile. Dalla indagine da voi condotta, vi siete potuti convincere, o perlomeno avere qualche indicazione circa la possibilità che Lotti abbia raccontato quello che ha raccontato, detto a voi e detto ancora più interessantemente per noi all'istruttore, per una qualche mitomania, per un qualche interesse a rendersi protagonista, o avete avuto la sensazione che pur costretto dalle circostanze abbia detto quello che in realtà poteva essere a conoscenza?
Lagazzi, direi che nei colloqui esperiti il comportamento del signore è stato l'esatto contrario di quello, diciamo, proprio del cosiddetto mitomane, poiché è stato reticente, ha eluso molte domande, ha limitato le sue risposte, è stato molto attento a quello che diceva. Quindi direi che non abbiamo trovato nessunissimo aspetto proprio della mitomania, ma anzi l'esatto contrario. La ringrazio. Altre domande? Difensore? Mario Filastro, difensore di Vanni. Mi rivolgo a tutte e due. Sì, sì. Voi all'inizio, nella premessa della vostra relazione, definite l'arma degli omicidi Foggi di Nuccio analoga a quella dei delitti precedenti. A che pagina, avvocato? Scusi. È proprio all'inizio. Ah, sì, pagina 3-4, agli inizi? Sì, agli inizi. E cosa facciamo? La definite analoga. Scusi, quale? Gliel'ho detto. Foggi di Nuccio. Omicidio Foggi di Nuccio, voi dite, vennero entrambi uccisi nell'auto con arma da fuoco analoga a quella dei delitti precedenti. È a pagina 3, terz'ultimo rito. Volevo sapere da che cosa avevate ricavato questo dato rispetto all'analogia dell'arma. Credo che sia un semplice la lettura degli atti. Chiedo scusa, avvocato. Credo che questo concetto di analogia in realtà non facesse riferimento a uno studio nostro balistico e così via, ma unicamente, anche perché siamo psichiatri e non periti balistici né nulla, credo che facesse semplicemente riferimento al fatto che era anche essa un'arma da fuoco, quindi direi è da leggere in senso pleonastico. Quindi non è, diciamo, ecco, per precisione di verbale, il termine analoga non fa riferimento a una conoscenza circa le specifiche caratteristiche dell'arma o circa analogie specifiche tra essa e quella dei delitti precedenti. Mi permetto di precisare che era riferito al concetto di arma da fuoco, quantomeno io lo interpreto così, perché sinceramente non ci siamo mai posti il problema, ovviamente, di studio di aspetti che comunque esulavano dalla nostra consulenza. Quindi questa è unicamente una sintesi che era stata fatta, nulla di più. Quindi, esatto, concludere che nella vostra valutazione dei fatti e delle circostanze, prima di esaminare i lotti, voi non sapevate, non avevate con la perfetta percezione del fatto che tutti i delitti avvenuti a Firenze e nei dintorni di Firenze dal 1968 al 1985 sono stati commessi con la stessa arma, non con un'arma male, con l'identica arma da fuoco, proveniente evidentemente dalla stessa fonte. Questo voi lo ignoravate in sostanza. Non è stato. Sì. Non l'avete considerato. Sì, possiamo rispondere a due voci dicendo era un elemento che non interessava ai fini dell'esame clinico dell'Otti. Sì, ora poi spiegherò la ragione per cui io faccio questa osservazione. Con un'altra domanda successiva. Com'è? Le domande? Certo, Presidente, ce ne ho 38. L'affermazione secondo cui il nuovo tipo di indagine è un'affermazione contenuta a pagina 5 della vostra relazione. Il nuovo tipo di indagine basato sulla identificazione di soggetti potenzialmente simili all'ipotetico autore sia stata avviata nel 1989, ecco, anche questo vi risulta sulla base di quali dati, di quale studio, approfondimento delle analisi e delle indagini sui delitti del mostro di Firenze?
Abbiamo, ragazzi, abbiamo semplicemente fatto una sintesi degli atti. Tengo però a precisare che il nostro compito non era quello di una ricostruzione degli atti attribuendo ad essi una valenza criminologica, uno studio criminologico in quanto tale. La nostra è stata, ripeto, eminentemente un'indagine clinica su Lotti. Passo, chiedo al collega se ha un parere diverso. No, no, niente. Quindi, nella sostanza, voi non avete esaminato, non eravate evidentemente nemmeno a conoscenza della esistenza di un'analisi fatta dall'equipe di Modena che fa capo al professor De Fazio sui delitti del mostro di Firenze. Voi non l'avete esaminata, nemmeno vista? Abbiamo desunto dalla documentazione in atti, ragazzi, l'esecuzione, perché era citato in parte degli atti, ma non abbiamo esaminato la relazione in quanto tale, l'esecuzione di diverse perizie eseguite dai colleghi di Modena su, questo, su queste vicende. Che sono precedenti al 1989. Noi abbiamo riferito qui a pagina 5, nel 1984 e 85 come documentato in atti, l'abbiamo desunto dalla documentazione. No, se mi permette, quando voi fate questa affermazione, vi riferite non all'analisi fatta dal professor De Fazio, ma ad un'analisi diversa avvenuta nell'ufficio della polizia che ha dato come punto di riferimento Pacciani. Questo è il vostro discorso, che poi dopo fate riferimento a Pacciani. Le indicazioni dell'equipe del professor Di Fazio non davano nessun riferimento a Pacciani. Quindi, ripeto, da quello che risulta a quella vostra relazione, sembrerebbe che questa analisi fatta dall'equipe del professor Di Fazio vi fosse praticamente, l'avete letta in sostanza, l'avete, vorrei sapere. No, comunque no, mi perdoni, avvocato, noi a pagina 5 non facciamo nessun riferimento al signor Pacciani. Sì, lo fate in un momento successivo, comunque facendo riferimento proprio, se vuole si legge. Cioè nelle righe attinenti alla relazione di Modena, avvocato. Vede, differenti selezioni di autori di reato consentino di isolare con sorprendente reiterazione il nominativo di Pacciani. Sì, elementi però che non scusa successivi rispetto alla citazione della relazione dei colleghi di Modena che avevamo trovato citata in atti, quindi. Sì, comunque voi state parlando del 1989 con la chiusura delle indagini attenente alla cosiddetta pista sarda, venne avviato un nuovo tipo di indagine, ecco questo è il punto. Dicendo che questo nuovo tipo di indagine venne avviato nel 1989, voi dite una inesattezza, perché già in precedenza questo tipo di indagine era stato avviato attraverso l'incarico affidato all'equipe. Vabbè, non l'hanno visto quella. Comunque, ragazzi, non si può fare un Vuoi farlo venire tu? Sì, ce ne scusiamo, ma è assolutamente irrilevante rispetto agli obiettivi che noi perseguivamo. Professore, mi scusi, sarà certamente irrilevante rispetto agli obiettivi che voi perseguivate, ma non è irrilevante rispetto ad una vostra conclusione. Che è quella contenuta a pagina 26. No, scusate. Al momento in cui voi mi tocca saltare, perché voglio dire l'obiezione che mi stava fatta mi costringe a saltare un po' l'ordine delle mie domande. Nel momento in cui voi affrontate un tema che fra l'altro non è nemmeno nei quesiti, sulla attendibilità di un certo Pucci, ma quindi questa è una cosa che riguarda Pucci fra l'altro, non ha a che fare specificamente la perizia su Lotti, quindi preferisco questa domanda farla nel momento successivo, ma voglio dire mi risulta almeno a me dalla lettura complessiva della vostra relazione che voi partite da un presupposto di fatto, che è il presupposto di fatto secondo me preconcettuale della colpevolezza di Pacciani. Ecco,
è per questo che vi ho chiesto, lo vedremo dopo affrontando altre situazioni, se per caso avevate approfondito il tema del processo Pacciani. Sì, scusi, che abbia capito io, scusi avvocato, che abbia capito io, loro partono dalla dichiarazione del Lotti. È la versione del Lotti, buono o cattivo che sia. Comunque forse è meglio fare delle domande, no? Facciamo le domande. Sì, domande, ma specifiche. Era un'obiezione, me era stata fatta, io cercavo di spiegare. A noi ci serviva sì, almeno sì, sì, fare l'hanno detto domande. Prima, durante se sbaglio me correggete voi, per carità, siamo qui apposta. Ecco, a proposito quindi della eventuale passività del Lotti, con riferimento all'atteggiamento di Pacciani nei suoi confronti, vorrei sapere da quali dati estratti dal testimoniale e dalle carte che voi avete esaminato, avete ricavato che, come si legge a pagina 6, molti compaesani del Pacciani ne avessero ragioni. Non mi faccia parlare di tempi persi. No, sto facendo delle domande abbastanza chiare. Bene. Se lei vuol fare delle opposizioni, le faccia. Ma non mi disturbi con delle interruzioni in questo modo. Abbia pazienza. Non mi sembra corretto. Mi scusi se glielo dico. Va bene, avvocato. Abbiamo capito. Andiamo. Ecco, questi testi Iandelli, Bruni, Faggi, Vanni. Va bene, Faggi, Vanni, può darsi. Ma gli testi Iandelli e Bruni, in che senso sarebbero stati reticenti o mendaci a favore di Pacciani? Ragazzi, riferimento è quello che noi diamo, cioè la documentazione attinente al processo tenutosi presso la Corte d'Assise di primo grado di Firenze. E in particolare, se ben ricordo, noi avevamo visto poi la sentenza, se ben ricordo piuttosto cospicua, che faceva riferimento a questi elementi ed era quella che ci era stata data. Ecco, quindi voi avete fatto benissimo, risposta per me soddisfacente, voi avete fatto questi riferimenti agli aspetti generali della vicenda e al processo, avendo come punto di riferimento e punto di valutazione fondamentale la sentenza di primo grado, così? Sì, possiamo confermare. Sì. La sentenza di primo grado, non l'abbiamo dietro, ma l'abbiamo. Benissimo. Sentenza di primo grado, sì. Ecco, e da questo punto di vista non avete letto la sentenza di secondo grado? È stata annullata. Comunque, ragazzi, rispondo che non abbiamo letta. Mi permetto di ribadire comunque che la nostra è stata un'indagine sul signor Lotti, non una ricostruzione criminologica generale. Ok. Vediamo di meno possibile. Però ci sono degli aspetti abbastanza originali nella vostra relazione, uno dei quali è contenuto a pagina 6. E io appunto vorrei sapere da quali dati ritenete possibile l'ipotesi della presenza di un complice identificata nella attribuzione allo stesso del compito di tenere la lampada. Evidentemente l'ha scritto negli atti che abbiamo letto. Cioè nella sentenza di primo grado? Abbiamo visto quella fondamentalmente. Sì. Abbiamo visto quello, adesso bisognerebbe avere in mano la documentazione che abbiamo visto, che è rimasta a casa però, perché il procuratore ci ha fotocopiato dalla documentazione che ci ha consegnato la sentenza fondamentalmente, abbiamo guardato noi, sì. Insomma, la vostra valutazione, diciamo così, dell'artefatto è avvenuta soltanto su quelle carte che vi ha fornito il procuratore? È un consulente dei miei? Sì, sì. Ma lo so benissimo, grazie avvocato Curandai la precisazione, ben per questo che all'inizio delle mie richieste io ho fatto una richiesta di perizia d'ufficio. Ed è proprio questo a cui volevo arrivare, a definire questa relazione di parte del pubblico ministero. Quindi, ti ringrazio avvocato Curandai. Sì, protegge la norma. Sì. Siamo in polemica per il motivo. Prego avvocato Filastocco. Grazie Presidente. A pagina 7 e 8 riferite alcune dichiarazioni di Pucci, anche lui da voi esaminato. Queste dichiarazioni di Pucci che fanno riferimento all'antefatto, alla sua presenza sui luoghi, eccetera, che le ha ripetute davanti a voi anche?
Scusi, Pucci l'ha ripetuto Lotti? No, no, Pucci. Oh, Pucci no, Pucci è la seconda perizia, Pucci è stato... No, ma di un super sintetico. Mi scusi, professore, perché ne parlate qui in questa sede? Cioè, dire, pagina 7-8, voi fate riferimento ad alcune dichiarazioni di Pucci. Io semplicemente volevo sapere se la fonte di queste dichiarazioni era diretta a vostra. No. Beh, anche perché noi Pucci abbiamo visto qualche mese dopo, mi pare, un mese o due dopo Lotti. Bene. Nulla sparano di Pucci. A proposito dell'esame di tipo morfologico che voi avete fatto su Lotti, a un certo punto fate riferimento ad un incremento di enzima epatico, incremento riscontrato il gamma GT, e dite che di una certa entità, ma senza quantificare. Non è che per caso nei vostri appunti voi avete un dato numerico al quale fare affidamento. Dunque, ragazzi, avevamo fatto fare esami precisi, quindi se ci consente di esaminare. Dovrebbe essere allegato. Certo. Ci sono gli elasti di laboratorio, penso che siano questi, fate riferimento a questi. Sì, avevamo fatto effettuare le indagini presso un laboratorio d'analisi, quindi c'è un risultato preciso. E alcune sono di Lotti stesso. Cioè, Lotti ci ha portato degli esami e noi li abbiamo tutti quanti allegati alla nostra relazione. Poi quindi autonomamente voi non li avete fatti? Sì, poi abbiamo fatto noi degli esami autonomi. Uno dei quali sembrerebbe proprio questo delle gamma GT. Sì, sarà allegato alla relazione. C'è il presidente? Sì, ecco, so se è questo. Eccolo qua, guardate. Sì, ma sa come... E quella lì? Prendi tu? 76. Ah sì, ha ragione avvocato. Certo, sono i nostri esami questi. Valore aumentato del gamma GT. Sì. Sono quelli che mi hanno fatto fare a Genova, sì. Casa Milano, sì. Sì, è un bevitore, Lotti è un bevitore. Ecco, che rasenta l'alcolismo. La cronica intossicazione non ha disturbi neurologici e psichici da cronica intossicazione, potrebbe, sì, potrebbero essere dei, così, un fegato un po' sofferente, sì, che può essere dell'abituale, di quello che beve da molto tempo, di quello che sta andando verso la cronica intossicazione, sì, però sulla non ci sono segni chiari di... sapendo però che beve come minimo 2 litri di vino al giorno. Dunque, sappiamo, scusi, da cosa lo sappiamo? Dalla relazione c'è scritto 1 litro. Come? Perché legge 2 dove c'è scritto 1 litro a pasto pubblico. No, leggiamo. Facciamo proseguire l'avvocato. Sì, ho capito, presidente, però non si può, capisci? Scusa, 2 litri al giorno. Detto, scusa, l'opinione sua, ora vediamo se no, troviamo il punto. Discorso in qualche modo. Allora, Pescara, io ho letto 1 litro a pasto. Ora, i pasti almeno sono 2, salvo le petit déjeuner, come dicono i francesi, ma insomma, beve 2 litri. Vabbè, risposta. Ragazzi, vorrei però precisare che gli stessi esami di laboratorio che abbiamo fatto, con eccezione di questo singolo elemento, non hanno dato elementi indicativi di una significativa sofferenza epatica. Le transaminasi sono risultate nella norma, non abbiamo ipoproteinemia, non abbiamo inversione del rapporto proteico. Ai test psicologici non abbiamo elementi indicativi analoghi a quelli propri dei pazienti affetti dall'alcolismo cronico, non abbiamo sintomatologia neurologica, quindi clinicamente sulla base di tutti questi elementi possiamo dire che al di là di questo singolo elemento oggettivo di incremento di questo enzima, tutti gli altri elementi clinici indicativi di alcolismo cronico non risultano confermati. Però scusi, si può dire che l'incremento di questa enzima è uno dei test più specifici per quanto riguarda la questione dell'eventuale alcolismo di un soggetto oppure no? È vero, no? Voglio dire. Che nei pazienti con problematiche di etilismo cronico e sofferenza epatica, questo
singolo elemento trova riscontro, però nell'ambito di una costellazione di altri elementi tutti presenti, mentre in questo caso noi abbiamo unicamente questo singolo elemento, che comunque è indicativo di una sofferenza epatica, ma non di un quadro conclamato. Bene, a proposito della anamnesi familiare di Lotti, sì, è vero che Lotti non vi ha saputo dire di quale malattia è morto il padre a 67 anni? Non è stato in grado di dirvelo? No, se così abbiamo scritto, perché non ce l'ha detto. Pagina 13? No. Sì, lui dice, siamo noi che abbiamo scritto, che abbiamo capito che forse lui intendeva, esatto, abbiamo inferito noi, però lui non ci ha detto in maniera specifica. No, avvocato. Quindi non è stato in grado di riferirvi la ragione della morte del padre a 67 anni, è abbastanza giovane. E anche la vasculopatia cerebrale di cui è morta la madre, anche questa è una vostra deduzione. Esatto. L'abbiamo dedotto dal fatto che lui diceva che prendeva il giorno per la notte, si fissava sulla luce, faceva cose strane, però l'abbiamo anche questo inferito noi, dedotto noi, sì. Cioè, scusi, la vasculopatia è un ictus in pratica? Un processo degenerativo, arteriosclerotico. O arteriosclerotico o demenziale, che colpisce il cervello e procede più o meno rapidamente. Però altrove riferite che il Lotti vi ha detto che la madre è morta in ospedale psichiatrico. Dove? Questo dice una cosa, mi fa una domanda un po' particolare, non l'ho segnata la pagina, bisognerebbe trovarla. Vediamo se è nella consulenza, perché io non l'ho letto. Mi pare proprio di sì. Vediamo. Comunque, formuliamo una domanda in questo modo. Vi risulta che la madre sia morta in ospedale psichiatrico? Da qualche cosa? No, ma se l'abbiamo scritto vuol dire che... Non c'è scritto, no, a noi non risulta. Non ricordo. A noi risulta. Allora l'ha dichiarato Lotti da qualche parte, è morto questo è sicuro. L'ha dichiarato Vanni, Presidente, in questo processo, eh? No. Vabbè, lo troviamo. Lo troviamo. Allora, se lo dobbiamo contestare a qualcuno, lo troviamo. Ma certo che lo troviamo. A parte dovrebbe trovarsi anche qui. Troviamo. Lui dice che la parola troppo tardi in ospedale. Noi pensiamo ospedale civile, in pronto soccorso, non so, neurologia probabilmente. Tranne che ci sia un equivoco tra la neurologia e la psichiatria. No, ma perché comunque nessuno... Però non, che lui specificamente abbia detto la mamma è morta in manicomio. Presidente, prendiamo l'onere di verificarlo attraverso la polizia giudiziaria, ben? Così risolviamo il problema dove e come è morto. Ciò dirà Dolotta anche dopo, quando lo sentiremo. Sì, così evitiamo. Può intervenire spontaneamente per dircelo, certo, se vuole. Oppure dove è mancata la mamma, perché magari è mancata nel reparto neurologico dell'ospedale tal dei tali, che è un'altra cosa rispetto al manicomio, il vecchio manicomio. Sarebbe importante. Sì, infatti non è chiaro se si tratti. Comunque sembrerebbe reparto neurologico o io non psichiatra. Ho capito da cosa sembra, Presidente. Sì, stiamo introducendo non ci sono in nessuno degli atti di questo processo. La mia domanda è se loro hanno accertato di quale malattia è morta la madre del Lotti. Ma non era nemmeno nel quesito, come fa? Non l'hanno accertato. Certo che non era nel quesito, però in generale quando si perizia un soggetto l'anamnesi familiare è molto importante, specialmente se questo soggetto si perizia sotto un profilo di carattere psicologico o psicopatologico. Ma hanno detto anche i consulenti che lui ha detto quello che ha voluto. Dì. Benissimo. È stato efficiente. Sì, certamente. Allora. Però ci si può informare anche altrove. Bene. Voi a pagina 19 dite che Lotti ammette di essere un soggetto emotivo e labile. Voi lo ritenete tale anche voi? Labile nel senso che ha preso fuoco quella volta lì che parlava concitatamente delle accuse che gli muove il Pacciani, eccetera, eccetera. Sì. Si è alterato in volto. Professore, sì. Mi scusi, per inciso, per sua conoscenza rispetto agli atti di causa, il Pacciani non ha mai mosso nessuna accusa a Lotti, proprio ha detto persino non conosce, ecco, ma comunque questo per precisare le cose.
Ma rispetto, a parte questa constatazione fatta da voi in questa sede, cioè di una particolare impulsività del soggetto nel momento in cui parlava delle accuse di Pacciani, voi avete accertato qualche altro episodio particolare? No, avvocato, no. Parlando con le persone che lo conoscono, la Filippa per esempio, parlando di un personaggio che prende fuoco facilmente. Non abbiamo parlato con la Filippa né con nessun altro, solo con Lotti abbiamo parlato noi. Ah sì? Non avete assunto formazione a nessun altro? Per esempio, quindi nemmeno dalle persone, dagli addetti responsabili di quella casa famiglia presso la quale lui viveva da 4 anni? No. No. Non l'abbiamo ritenuto necessario. Ma poi non erano i quesiti, non c'era neanche autorizzazione a farlo. A pagina 20. A me basta sapere questo, nessuna interpretazione, professore, solo il fatto materiale grafico che voi virgolettate espressioni di Lotti di questo tipo: se non dicevo nulla ero belle che dentro, mi hanno messo davanti a dei contrasti e io ho dovuto ammettere qualche cosa, altrimenti me ne sarei andato in carcere. Sono parole testuali queste dette a Lotti? Parole testuali, avvocato. E altre parole testuali, anche queste virgolettate, sono queste, riferite a voi: io ho fatto spesso giri in macchina, ma non ho mai fatto il guardone, non mi è mai interessato, se voglio una donna so dove trovarmela, non ho mai fatto niente del genere. Non so se Pacciani o Vanni facevano cose del genere, io andavo con loro solo a fare le merende, poi non so niente. È testuale anche questo? Testuale. Grazie. A pagina 35 ho trovato una vostra notazione molto interessante, per cui il Lotti non dice nulla di negativo riguardo a Vanni. Se fosse possibile uscire un po', come dire, è abbastanza chiara l'espressione, però se fosse possibile uscire un po' di più dal generico e riferire qualche espressione un po' più ravvicinata rispetto alla persona di Vanni da parte di Lotti, perché erano abbastanza amici, si conoscevano. Se ha espresso qualche considerazione, qualche genere. Dunque, ragazzi, io colgo qua a pagina 20, ad esempio, che il signore riferiva in merito al Pacciani, come faceva Vanni a sopportarlo non lo so. Prima diceva, quando si facevano le merende, o pagava Mario o pagavo io. Ecco, ma Pacciani mai, di sicuro, certo. Questo è certo, questo è, no, credo anche il testimoniale di stamani sulle questioni finanziarie faccia abbia chiarito abbastanza bene questo punto. Grazie. Voi avete rilevato un fatto che direi fondamentale, cioè un atteggiamento non collaborativo di Lotti, non solo con riferimento a quelle che potevano essere il racconto che lui vi faceva delle questioni varie dibattute dal processo, ma anche con riferimento proprio specifico ai test che voi gli avete somministrato, il Rorschach e il TAT. Ecco, e voi avete detto anche prima, avete parlato di una strategia di Lotti corrispondente a questo suo atteggiamento di nascondersi anche in sede di test. Se voleste essere un po' più precisi nel definire questa strategia. Ragazzi,
L'immagine che noi abbiamo avuto dal soggetto è quella di risposte date in modo carente, ma in modo, diciamo, così carente da risultare indicativo di un protocollo non deficitario, ma orientato nel senso di una limitata collaborazione. Ad esempio, alla quinta tavola del Rorschach, che chiunque si occupi di Rorschach sa che è la cosiddetta banale per eccellenza, cioè quella che per intenderci viene vista e riconosciuta anche da soggetti con gravissime patologie, il soggetto ha invece mostrato un rifiuto, invece poi identificandola a un successivo esame. Questo, e lo cito come esempio, poi si potrebbe dire anche di altri elementi, è indicativo perché è presente tipicamente nei soggetti che sono consapevoli del fatto che questi test possono evocare delle risposte significative e indicative di loro aspetti della personalità, d'altronde questo era stato anche spiegato, e che tentano quindi di minimizzare, limitare le risposte, per l'appunto non sapendo quali risposte possono essere più o meno utili ai fini della loro espressione. Per la loro strategia. Cioè dire, in sostanza, un atteggiamento attraverso il quale avete rilevato che questo signore, anche nel rispondere ai test, in qualche modo tentava di nascondersi, è così, di dissimulare qualcosa. Sì, è stato preso secondo noi un po' alla, come si dice, alla sprovvista, no, perché lui ovviamente può regolarsi nel colloquio, no? Ma come fa a regolarsi di fronte a un test che viene qua e dire... Certo. Che risposte dare o no? Infatti sembra... lui dice ma non saprei, ma forse eccetera eccetera, cioè lì si vede, si muove su un terreno minato, insomma, per cui non sa che cosa serve quel test e allora prende tempo, dilazione alle risposte, fa tutti questi lunghi tempi di latenza, ci sono lunghi tempi di latenza tra ecco l'altro. Ma volevo dire, visto che lui sostanzialmente perlomeno così viene descritto come un imputato confesso, che cosa nascondeva lui con questo atteggiamento, secondo voi? Noi l'abbiamo visto, io non so quanto lui avesse detto poi dopo col procuratore, noi l'abbiamo visto a settembre, non so che punto fosse delle sue confessioni. Sì. Molto avanti, glielo posso garantire. Molto avanti. Questo, altro che quasi alla fine. Noi sapevamo nulla di tutto questo. Quasi alla fine. Che fosse... non lo sapeva lei questo professore? No. Che fosse impaurito da qualcosa che stava accadendo intorno a lui in quel periodo? Ma non lo sappiamo. Lui volesse presentare di sé l'immagine più neutrale, dicendo le cose a questo punto le ho detto, forse vanno potrebbe bene. Darsi se lui volesse, come dire, impedire che voi vi accorgeste che aveva raccontato delle fandonie. Però vabbè, tutto è possibile, grazie. Tutto è possibile. Grazie. Volevo chiedere questo, poi un'ultima domanda, così ho finito. Mi dicono, perché non sono per niente del mestiere, che esiste un test che si chiama MMP, inventario multifasico di personalità Minnesota, nel quale è compresa l'L, la scala della menzogna, la E, la scala della contraffazione negativa, la K, coartazione difensiva. Ai fini di questo problema di cui, al quale accennavo nella domanda precedente, potrebbe essere utile fare un test di questo genere all'ottimo? Boh, noi avevamo elementi sufficienti per non farlo, anche perché è lunghissimo come test, è difficile capire magari la formulazione. È lunghissimo anche un ergastolo, professore. Non ho capito. È molto lungo anche un ergastolo. Sì, beh, certo, ha ragione. Voglio dire, c'è anche una forma ridotta, in effetti, del Minnesota. Diciamo che a noi bastavano questi elementi qua, ci è sembrato di non dover farlo. Personalmente io lo uso pochissimo in Minnesota. Non so, ragazzi, quanto lo usa. Gli americani sono dei fanatici per il Minnesota. Non so se dà tanti elementi in più rispetto a quello che posso dare un Roche con TAT e
e ha un contesto clinico, un discorso clinico. Voglio dire, è esatto che da un punto di vista intellettivo è un po' più puntuale quel test rispetto ai test che voi avete usato, che sono, come voi stessi dite, proiettivi, vale a dire fondati sul profondo, sulla psicanalisi. Ragazzi, diciamo che il test MMPI, che peraltro neanch'io uso, ne ho fatto grande esperienza quando lavoravo in ospedale militare, mi sono reso conto che ha molte carenze poi dal punto di vista proprio della fruibilità concreta in sede clinica. Devo dire che dei test proiettivi danno sia indicazioni sulla struttura della personalità del profondo, sia, integrando i dati di tipo quali quantitativo, anche danno indicazioni sul livello intellettivo. Sicuramente qualunque test, teoricamente si potrebbe fare a qualunque persona, tutti i test possibili. Nella pratica clinica peritale si effettuano i test di comune somministrazione, proiettivi in questo caso erano indicati, non si è ritenuto utile somministrare l'MMPI, test che comunque, ripeto, presenta in sede clinica e forense anche una serie di possibili controindicazioni. Forse bisogna specificare un po' bene qual è la nostra visione della clinica. Ci sono molti di noi che ritengono di poter dare delle misurazioni obiettive alla psiche umana. Noi siamo assolutamente convinti che questa è una fandonia, non è possibile farlo. È nostra conduttrice la clinica. E quindi noi ricaviamo tutti i nostri elementi dall'osservazione clinica, dopodiché usiamo a corollario, a complemento, utile, ma non necessario, tantomeno indispensabile, dei test, che però vediamo un po' come ancelle, insomma, della clinica. Ho capito, Invece molti dei nostri colleghi, effettivamente, c'è un po' il divario tra psichiatri e psicologi clinici e forensi, questo è un discorso che porta un po' fuori, però. Certo. Professore, un'ultima domanda a lei, professor Fornari, che ho letto con molto piacere il suo libro sui serial killer. Grazie. In particolare su tre storici serial killer. Ecco, nella casistica che lei certamente ha studiato, in generale, le è mai capitato di riscontrare, osservare delitti come quelli seriali di cui ci occupiamo, commessi da un gruppo di 4-5 persone? 3. No, da due persone sì, due americani, uno omosessuale, altro eterosessuale, certo. Sì, su coppie, ma Toll, che conosce bene Toll, anche lei. Si chiamano Toll, come sì. Due signori, Toll e l'altro Lucas. Lucas e Toll. Che fanno delle cose orrende, però ognuno per conto suo. 300 sulla persone sua, uccise, vero? Ognuno per conto suo. Sulla sua vittima, tempo. Esatto. Grazie. Così di gruppo, no. Se uno vuol mettere l'omicidio di quello di Manson, non lo so, però quello è, è un'altra faccenda, altro. Quello, no? Robe così, no. Grazie, professor. Prego, avvocato. Presidente, avvocato Bertini, presidente. Cosa? Scusi, avvocato. Grazie. Una sola domanda, scusate. In base alle verifiche che avete effettuato e ai dati che avete esaminato, si può arrivare alla conclusione che Lotti Giancarlo è capace di uccidere e di uccidere con quell'efferatezza con cui sono stati commessi questi delitti? Ragazzi, non siamo in grado di rispondere a questa domanda perché non abbiamo elementi clinici tali da poter rispondere in senso positivo o negativo in modo motivato. Cioè, se Lotti dicesse che ha fatto queste cose, noi potremmo dirle, in base alla nostra clinica, se quello che lui dice è compatibile con la clinica, no? Cioè, noi facciamo il procedimento all'inverso, non possiamo dalla clinica addebitare comportamenti, ma partiamo da comportamenti per vedere se la clinica ci dà delle spiegazioni su comportamenti che sono comunque pacifici, sono confessati, sono accertati, sono, no? Perché fare un discorso così, allora voglio dire, anch'io potrei essere uno che fa queste cose, certo. Come si fa? Cioè, tutti noi possiamo esserlo, in linea di massima, non c'è limite, insomma, alla crudeltà e alle perversioni umane. Quindi Lotti non è che faccia un'eccezione sotto questo profilo.
lui c'ha questa faccenda specifica con le donne, come abbiamo cercato di illustrare, no? Ma che questo consenta di fare l'altro passaggio, per cui si può dire, avendo questo chiodo fisso sulle donne, con le donne e contro le donne, lui ha fatto certe cose o ha partecipato a certe cose, noi certo non possiamo dirlo. Grazie. Presidente, cioè, sentito anche sul Pucci, vero? Sì, Presidente. Qua, secondo lei è lungo o non lungo l'esame? No, no. Si deve fare uno stop oppure... No, si potrebbe continuare. Vabbè. Sì, Presidente, io devo fare una sola domanda. Sto, lei? Anche per i feriti uno stop, Presidente. Meglio. I feriti so che hanno la necessità di andare via molto presto perché hanno un impegno a Genova, nel pomeriggio. Allora, 5 minuti e poi posti di biglia. Va bene, facciamo. Presidente, io ho 10 minuti e posti di biglia. Cosa? Io ho soltanto una domanda, Presidente. Su che cosa? Sempre sulla loro consulenza. Ma su Lotti o su Tucci? Su Lotti. Ah, allora, quello che sappiamo Lotti. Sì, sì. Ecco, mi riferisco ad ambedue i professori. Voi avete scritto a pagina 9 l'omicidio Meyer-Rush viene caratterizzato, secondo Lotti, sempre dalla presenza dello stesso, sempre perché in precedenza aveva parlato della sua partecipazione agli altri delitti. Unitamente ai due diretti esecutori, Pacciani e Vanni, l'omicidio viene descritto come uno sbaglio indotto dall'errore circa il sesso di uno dei due ragazzi. Ecco, io non vi chiedo l'interpretazione di questo, di quanto vi ho letto, ma confermate che il Lotti ha riferito a voi questi particolari? No, avvocato, tutto quello che noi abbiamo scritto da pagina zero a pagina anamnesi, ecco, pagina 13, sì, è tutto desunto da documentazione indiretta, non da lui. Questo viene fuori dagli atti. Ecco, quindi non ci sono frasi dirette, no, di Lotti. Detta noi, no. Ecco, no. In altre occasioni ci sono state frasi dirette dell'Otti a voi? E quelle che abbiamo riportato, ma non relative ai singoli omicidi, solo quello che abbiamo riportato alle pagine, cos'erano, 20, 21? 19, 20, 21, quelle dei colloqui, solo questo lui ci ha detto, che noi abbiamo ricevuto in presa diretta, ecco, sì, 19, 20. La parte che precede il colloquio clinico è tutta desunta dagli atti che abbiamo consultato. Grazie, professore. Prego. Allora, sospendiamo 10 minuti per un caffè e poi ci risiamo. Grazie. Possiamo riprenderle? Sì, 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 senz'altro, Presidente. Stiamo testimoniando. Sì. Vorrei chiedere ancora ai professor Fornari e al professor Ragazzi quale è, diciamo, l'esito della consulenza che è stata disposta questa volta sulla persona del test Pucci Fernando, espressamente con un quesito ex articolo 196 codice di procedura, e anche questa consulenza è stata seguita dal deposito di una relazione scritta. Allora vorrei che ci esponessero qual era il quesito, qual è come è andato l'esame e qual è la risposta data. Ragazzi, siamo stati incaricati in data 10 dicembre 96 di esaminare il signor Pucci Fernando. Ha assolto le formalità di rito, siamo stati informati, premesso che nel corso delle indagini relative veniva sentito in più occasioni quale persona informata sui fatti Pucci Fernando, e che lo stesso riferiva tra l'altro nel corso delle dichiarazioni rese al PM di riscuotere una pensione di invalidità civile, senza peraltro essere in grado di precisare esattamente da quale invalidità affetto, che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Pucci Fernando hanno trovato riscontro in atti successivi e che lo stesso è apparso in grado di rispondere correttamente alle domande che gli sono state poste, che appare comunque opportuno verificare, ai sensi dell'articolo 196, in presenza dell'asserita invalidità civile dello stesso, che sarà comunque verificata anche a mezzo di opportuna attività di PG, l'idoneità fisica e mentale del Pucci Fernando a rendere testimonianza, abbiamo avuto il quesito, dicano i consulenti tecnici quale sia l'invalidità da cui risulta affetto Pucci Fernando e se la stessa abbia influenza o meno sull'idoneità a rendere testimonianza.
Abbiamo avuto, trattandosi di accertamento urgente, termine di giorni 15 per rispondere con relazione scritta. Abbiamo avuto un primo colloquio con Pucci Fernando presso la sezione di PG della Procura di Firenze e abbiamo avuto un successivo incontro il giorno 12 dicembre 96 presso l'Istituto di Criminologia dell'Università di Genova. In quell'occasione ci è stata poi consegnata copia della documentazione clinica attinente al periziando, di cui parleremo successivamente. Abbiamo sottoposto il signor Pucci a esame somatico, a colloquio, e abbiamo comunque riscontrato sicuramente una netta non collaboratività dello stesso. Nell'ambito dell'incontro con il signore, sia presso la procura, sia presso la sede dove abbiamo fatto il primo colloquio, sia presso l'Università di Genova, il signor Pucci è stato poi accompagnato dalla sorella che ha conferito con noi e il colloquio con la sorella è stato parimenti riferito nella nostra relazione. Ecco, vogliamo vedere, la domanda sostanzialmente era questa: dal momento che appare dalla documentazione che il signor Lotti è affetto, comunque ha una riduzione di capacità lavorativa al 100% per una certa malattia, se questa invalidità ha qualcosa... No, Pucci, non lo Pucci, chiedo scusa, Pucci. E se questa invalidità può avere interferenza con la sua capacità di orientarsi, con la sua attenzione, con la sua capacità di ricordare e di testimoniare. Dunque, l'invalidità lui la Fornari, chiedo scusa. L'invalidità l'ha avuta con diagnosi di grave oligofrenia, non meglio specificata, non risulta quanto sia grave questa oligofrenia. Ecco, magari su questo aspetto di questa pensione di invalidità sì. Avete accertato qualcosa? Abbiamo preso atto di questa certificazione che la sorella ci ha consegnato, dopodiché abbiamo cercato di raccogliere degli elementi clinici, cioè verificarla. È stato praticamente impossibile perché Pucci ha opposto un netto rifiuto alle nostre indagini. Difatti abbiamo risposto, nel senso che abbiamo detto che non è possibile accertare l'invalidità da cui risulta affetto Pucci Fernando. È la vera invalidità, non sappiamo se è questa o un'altra, e più che altro se l'oligofrenia da cui si dice essere Pucci affetto è grave, media, lieve, cosa l'è. Al momento sembra che si possa dire che c'è un disturbo di personalità e un ritardo mentale non quantificabili. Secondo noi, comunque, dato il contenuto specifico della sua testimonianza, perché ovviamente il discorso va rapportato a questo problema, non ad altro, questa invalidità, secondo noi, non è in grado di influenzare in una sostanza l'identità di Pucci Fernando a rendere testimonianza. Vogliamo spiegare come mai? Nel senso che Pucci non ci è sembrato un personaggio che non sappia, non ricordi e non sia in grado di riferire. Ci è sembrato un personaggio molto spaventato, fondamentalmente spaventato, non sappiamo bene che cosa, no? Non escludiamo che non fosse spaventato, non avesse paura che gli togliessero la pensione, perché è chiaro che se questa invalidità del 100% non viene confermata, la pensione salta o può saltare. Se lui dovesse apparire troppo attento e vigile, potrebbe avere queste paure. Quindi dimostra di essere invece molto sveglio. Questo ci dà, esatto, indirettamente si inferisce che effettivamente Pucci è una persona anche qua attento, anche qua molto attento, molto attento, molto vigile, molto sorvegliato. Lui sa benissimo che la nostra indagine può creargli dei problemi. Se non altro, la pensione, cosa fa? Oppone un netto rifiuto a ogni tipo di approfondimento sulla sua malattia, sulla sua eventuale malattia, perché non sappiamo cosa ci abbia questo signore. Non ce lo fa capire, c'è quel certificato, però è in un'ottica di invalidità, diciamo in un campo ipotetica. Completamente diverso. Perché sì. Dice ipotetica, professore? Beh, perché non sappiamo, quel 100% di invalidità è calato sull'insufficienza mentale grave.
non meglio quantificato, non meglio misurato, non c'è niente. Come hanno fatto a dire insufficienza mentale grave i nostri lei colleghi? Lei conosce la documentazione in genere, sono di questo tipo o le sembra anomala questa documentazione? Beh, mi sembra anomala. Mi vuole spiegare? Sì, in genere si fanno dei test, si misura se c'è una grave insufficienza mentale o c'è una documentazione clinica molto consistente, molto cospicua, che milita in questo senso, oppure si fa una VAIS, una scala di intelligenza. Quindi, e uno quantifica. Quindi a loro parere questo certificato di invalidità è quantomeno dal punto di vista della documentazione anomalo, non diciamo altro che fondo è anomalo, nel nostro... Ecco, diciamo che non è sufficiente, non serve, non è un documento medico legalmente adeguato, sufficiente per dire che Pucci è un insufficiente mentale. Comunque quello è un campo che riguarda la sua invalidità che certo. In questo momento a noi non interessa. Vogliamo vedere invece se da questa situazione oggettiva di carenza di documentazione su questa invalidità voi avete potuto dedurre qualcosa in tema della sua capacità. Per ora abbiamo capito che è talmente vigile e attento che ha fatto questo tipo di scelta nei vostri confronti. Sì. Ma io volevo sapere sulla capacità a testimoniare se possiamo dire qualcosa di più. Beh, non avendo lui detto nulla, sì, non sappiamo esattamente cosa ha detto, cosa sì potrebbe dire. Beh, basiamoci su che una scala di intelligenza non si è potuta fare, ovvio che non si può fare, con un soggetto non collaborante non si fa. Il Rorschach ci dice alcune cose, ci dice che fondamentalmente lui rifiuta un rapporto sia pur minimo con i periti, perché questo è tutto rifiuto. Eh sì, il rifiuto è sempre cosciente, difficile che ci sia un rifiuto inconscio, tranne che ci sia un delirante in fase molto florida, allora vabbè, ingloba immediatamente i periti in studio di persecuzione, non sa che è malato, non sa che è delirante, non sa che è una certa patologia e vabbè, rifiuta tutto, ma siamo molto lontani, ecco, voi... perché fosse un soggetto patologico veniva fuori qualche cosa. Quindi le patologie evidenti sì, non ci sono. Grosse. Voi avete scritto a pagina 25, non è una patologia ma è una libera progettualità di non collaborare. Sì, vuole sì spiegare meglio, che in fondo era quello che cercavo di mettere in evidenza io. Sì, l'atteggiamento che lui ha assunto nei nostri confronti, insomma, è un atteggiamento molto affrettato, molto premuroso di quello che dice: io non ho tempo da perdere, non ho voglia di parlare, insomma, non questa indagine non mi interessa, non voglio, e in parte ne ho paura. Diciamo che la sorella ha caricato la dose in maniera molto esplicita nei nostri confronti, no? Beh, minacciando addirittura che avrebbe avvisato il suo avvocato, avrebbe chiesto un procedimento nei nostri confronti perché non stavano facendo delle cose, abbiamo dovuto rassicurarla. Sì, poi la signora non sapeva bene cosa stessimo facendo. Ecco, ma difatti poi tutto è rientrato, probabilmente è stato un difetto nostro di non spiegare a sufficienza alla signora. Sono già arrivati, il giorno che erano dalla polizia giudiziaria, erano già molto tesi, molto ansiosi, molto preoccupati. E a lei è sembrato quasi, se non ho capito male, così avete scritto, che il timore maggiore fosse per questa benedetta pensione di invalidità. Sì, sì. O l'ha detto espressamente? No, non l'ha detto espressamente, ma ci è sembrato che fosse l'intorno il discorso, Ragazzi, io anche nei colloqui fatti con questa signora, l'impressione era quella di un nucleo familiare che comunque tendeva molto a proteggere quello che sentiva come soggetto in qualche modo più debole e letteralmente preoccupato, per non dire terrorizzato, nei confronti di questa vicenda, come abbiamo anche scritto. Tra l'altro la signora che riferiva una conoscenza di famiglia anche con il signor Vanni ci ha ripetuto più volte, però dispiacerebbe dover danneggiare qualcuno che si conosce. Vabbè, ci sono in atti delle lettere di minaccia che il Vanni ha scritto alla famiglia, quindi è molto chiaro il contesto per cui questa donna possa avere fatto questa testimonianza. C'è una lettera sequestrata in cui Vanni scrive alla famiglia e dice: gliela farò pagare quando esco. Quindi il contesto che voi avete come minimo avvertito ha una oggettività, ha un qualcosa. Ecco, volevo chiedere ancora questo. Voi, dall'esame del soggetto, al di là del fatto che si sia comportato in questo modo chiarissimo e voi avete cercato di interpretare questa
comportamento nel modo che abbiamo sentito. Poi a pagina 15 scrivete sostanzialmente che il... Ora abbiamo le pagine numerate. Comunque nel punto in cui fate l'esame del soggetto dice non ha lamentato disturbi, è cosciente, sono parole vostre, lucido, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona. Ha un'attenzione vigile e una memoria valida. Ecco, questi sono elementi che servono per fare, per dare la vostra risposta nei termini in cui l'avete data, cioè che nel caso in cui volesse collaborare è comunque persona capace di testimoniare. Sì, sono elementi di esame obiettivo psichiatrico. Ecco, quindi l'esame obiettivo ha dato questo risultato. Se c'è una condotta, è una scelta, ma per quanto riguarda la capacità, al di là di quella diagnosi che è una diagnosi per l'invalidità, voi dite cosciente, lucido, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona, così a voi si è dimostrato, e ha un'attenzione vigile e una memoria valida. È così, no? Sì. Vi ha raccontato qualcosa di sé, del suo vissuto? Poco. Nulla. Ma sembra, vi ha detto, fa vari lavori, è autonomo, gestisce il proprio denaro, va fuori da solo, queste cose qua che avete voi riferito nella relazione ve le ha dette lui? Sì, tutto quello che c'è a pagina... Non abbiamo le pagine. I dati dell'anamnesi. Esatto. Tutto quello è stato detto da lui in prima persona. Ecco, certo, sì. La sorella ci ha dato alcuni altri elementi che non abbiamo scorporato, ma ha integrato parzialmente quello che ci ha detto. Nel momento in cui vi ha raccontato come passa la sua vita, cioè quali scuole ha fatto, che lavori ha fatto, che lavori fa e come passa la giornata e come vive, sono cose che vi ha raccontato lui e vi si è presentato nel fare questi racconti nei modi che poi avete sintetizzato a quella pagina, quindi vigile come persona perfettamente in grado di fornire dati attendibili. Dati attendibili cosa vuol dire che lui è attendibile? Vuol dire che nella sua struttura psichica non ci ha consentito di cogliere nessun elemento patologico tale da poter dire che se lui anche volesse dire la verità non la può dire perché ha delle alterazioni psiche, no? Ecco, secondo lui, non ci sono, per cui lui se vuole può dire, può rispondere in maniera adeguata, può dire le cose come stanno, può dare tutte le informazioni che vuole. D'altro canto il Rorschach ce lo conferma, se ne vede il test di Rorschach a parte i rifiuti, là dove lui dà delle interpretazioni, dà buone interpretazioni, tra l'altro, buone interpretazioni che danno le persone medie, no? Cioè non c'è niente di particolare, no? A parte i rifiuti, non c'è confabulazione, non c'è contaminazione, non ci sono delle risposte bizzarre, strambe, e questo ci fa dire che là dove lui collabora, collabora con i piedi per terra. Anche lui la quinta tavola fa l'operazione di Lotti, e questo rientra nel discorso fatto precedentemente da Lagazzi. Suoi. Ha detto quello. Senta una cosa ancora, e questa diagnosi, che sono due parole, grave oligofrenia oppure oligofrenia, è data in quel certificato a fini che sappiamo, cioè fini di un riconoscimento di una sorta di pensione che effettivamente egli ha. C'è qualcosa da... per cui l'esame che avete fatto dimostra qualcosa di obiettivo, oppure non è stato possibile nemmeno verificare alla lontana la possibilità che una patologia del genere esista? Credo di poter dire che sulla base di quello che il Signore ci ha detto e anche vedendo la sua stessa interazione con noi, possiamo sicuramente dedurre che persona di risorse tutt'altro che brillanti e con i problemi di personalità che abbiamo accennato. L'impressione è che non sia comunque assolutamente un grave oligofrenico, cioè il concetto di grave oligofrenico... Ecco, lo vogliamo spiegare alla Corte? Per intenderci, è una persona con... Cosa avreste dovuto trovare davanti a voi? Quali comportamenti nel caso in cui quella diagnosi fosse diciamo stata che perfetta? Nel caso in cui questa diagnosi avesse corrisposto in pieno, avremmo dovuto trovarci, se ci si consente il termine, quasi una sorta di vegetale, cioè una persona assolutamente incapace di esprimersi, si occorre addirittura con delle manifestazioni psicopatologiche di innesto su questa oligofrenia, una persona fortissimamente limitata e quindi addirittura stolida, passiva, mimica,
quindi neppure capace addirittura di comprendere che cosa gli stava accadendo, di comprendere qual era il rapporto con le altre persone, quindi non certo una persona fortemente arrabbiata, reattiva, critica, aggressiva. Tra l'altro mi permetto di evidenziare che il dato di questa grave oligofrenia in realtà poi è stato posto in sede di invalidità civile neanche con un colloquio diretto con il signore, il quale è stato accennato non risponde, ma unicamente per colloquio della commissione con la sorella. Quindi in questo ha ragione Lotti, il Pucci, di temere qualcosa per la sua pensione, cioè il suo comportamento è comunque coerente in una logica vigile. Sì, diciamo che sicuramente non è il comportamento di un grave oligofrenico. Un grave insufficiente mentale dà dei segni, ha delle anomalie del comportamento che non risultano in amnesi, cioè la sorella non da nessuna parte salta fuori che ha emesso dei comportamenti patologici nella sua infanzia e adolescenza. Andava a scuola, non ha studiato, a 15 anni ancora in quinta elementare, ma questo non è sufficiente per un'insufficienza mentale grave. Tra l'altro è anche un biopatico, cioè? Magari ha dei segni somatici di malformazione, o è un cerebropatico, cioè potrebbe avere per esempio un elettroencefalogramma alterato, delle crisi epilettiche. Lui non ha nulla, perché l'insufficienza mentale più grave è, più facilmente si accompagna a una compromissione anche somatopsichica, biologica, no? Più lieve è e più facilmente natura psicologica o ambientale addirittura, di tipo pseudodeficitario. Qui, se siamo sul grave, dovrebbe esserci qualcosa anche a livello biologico, non risulta assolutamente nulla. A livello di comportamenti non risulta a noi, né dalla sorella in presa diretta, né attraverso le tue testimonianze, che mai abbiano detto che lui faceva cose strane. Non viene fuori niente, quindi... Tutt'altro. Quindi una eventuale, come è stata paventata dalla sorella, rifiuto di rispondere, e voi lo interpretereste in questa ottica? Così è il comportamento che ha tenuto nei vostri confronti? Non escludiamo che ci siano altri motivi, non possiamo escluderlo. A noi è sembrato che più fosse il timore. Difatti lei ci ha chiesto, ma cosa state facendo? Ditemi tutto, scrivetemi le cose che fate, perché io andrò dal mio avvocato. Ora questo lo fa una persona che teme una revoca di pensione, in genere, no? Ma avesse capito esattamente che l'indagine era per ben altri scopi, perché reagire in questa maniera e chiedere una documentazione? Non c'è nessun motivo di chiedere a noi una copia di quello che stiamo facendo. Questo in genere i parenti lo chiedono perché temono cose immediate, che sono in questo campo qua perdere i soldi, perdere la pensione, no? Deduzione nostra. Deduzione nostra, la signora non ci ha detto questo, Capito benissimo. Io non ho altre domande, grazie. Civile, una sola domanda, signor Presidente. Se cioè la personalità di Pucci può essere compatibile oppure no con quella del mitomane? Dunque, credo di poter rispondere che la assoluta non collaboratività, l'estrema reattività verso qualunque tentativo di entrare più nel profondo nella sua personalità e così via, sono non compatibili con un quadro, diciamo, di mitomania, direi anzi, assolutamente no. Grazie. Altri? Albertini? Possiamo dare una risposta di tipo disuntivo in questo senso. Sicuramente è indicativa di problemi di tipo intellettivo. Però, come ripeto,
calcolando che c'è anche se non abbiamo potuto capire perfettamente di quale fosse, di quale tipo fosse, però è una persona anche con dei disturbi di personalità. Quindi riuscire in questa sede a dire che questo elemento sia derivato dall'uno o dall'altro fattore, dalla sommatoria degli stessi, o, come talvolta accade, da un'ulteriore, diciamo, menomazione oggettiva derivante non da deficit del soggetto ma da un atteggiamento iperprotettivo e quasi di chiusura della famiglia, è impossibile dirlo. Sì, sì, avvocato, certo. Qua al microfono perché sente lontano. In modo particolare mi interessa quanto sono portato dalla 11 e il tema della testualità di ciò che è riportato tra virgolette, in questo caso di questo. Noi quella sera eravamo andati a Firenze come sempre alla comunicazione. A ritorno ci fermavamo in associazione di studenti per fare acqua, mi sentimmo stare. Ricordo anche che sentivo il rumore di una tenda che veniva tagliata. Poi il facciante fatto fuori ci disse: cosa fate? Qui voi due andate. Noi della paura si scappò. Questa è la testualità di ciò che a voi vi è venuto. Sì, avvocato. Prego. Sì, avvocato Filastro, difensore di Vanni. Ecco, su quest'ultima domanda fatta dal collega. Ma è proprio quello che ha detto a voi questo che avete riportato a pagina 11 o invece risulta da verbali precedenti? No, perché poco fa avevate detto che Pucci non vi aveva detto proprio nulla sul fatto. Non aveva detto io nulla. Ricordo che voi avete detto che Pucci non vi ha detto nulla. Prima ha detto che non hanno voluto collaborare per niente. Sì, beh, poi sì. Riportate delle virgolette, delle parole riferite a lui. Ecco, spiegate un po'. Sì. Ad eccezione di quello che abbiamo riportato in quelle pagine, l'analisi personale e questa cosa qua, non ha collaborato ulteriormente. Però questo sì, questo ce l'ha detto. Va bene. Vorrei un attimo però ripercorrere. Allora, per essere più precisi, quello che concretamente vi ha detto Pucci, per esempio, vi ha detto quello che vi frito alla fine della pagina 12, io sono un tipo un po' nervoso da ragazzino, meno adesso di più, ogni tanto mi arrabbio per tanti motivi. Sì. Questa irritabilità può essere messa in relazione alla patologia di cui ipotizzata in quella sì, sì, avvocato, sì, sì, dell'insufficienza mentale, non meglio quantificata, mentale. Certo, la labilità, l'irritabilità, certo, possono essere messe in carico dell'insufficienza mentale. Però sì. Il fatto che lui sia stato ricoverato in un istituto per handicappati mentali per qualche periodo imprecisato, questo non ve l'ha detto lui. Questo ce l'ha detto la sorella, mi pare. Questo l'ha detto la sorella. Sì. Voi avete avuto modo di controllarla questa informazione? No, perché non ci ha dato nessuna coordinata per arrivare a questo istituto, non ci ha portato la documentazione, okay. Non ci ha detto l'istituto. No? E anche della caduta a terra in età precoce, che identificherebbe un trauma, che secondo voi può essere messo in relazione questo trauma in età precoce con quella patologia riferita alla commissione di invalidi? Una volta sola, cioè, no, voglio dire, ho formulato male la domanda. La caduta per terra in età precoce, il fatto di essere caduti da bambino, come si dice volgarmente, può essere messo in rapporto con uno stato di oligofrenia, così come quello che viene descritto dalla commissione?
C'è un'insufficienza mentale subentrata a questo trauma? Sì, sì, in linea di massima sì, è possibile. E questo però non ve l'ha riferito lui, l'ha riferito la sorella. Sorella? Sì. Sorella. Dopodiché la sorella stessa vi ha riferito che lui è seguito in età adulta, è stato seguito in età adulta da un medico specializzato in pazienti con handicap. Io ho l'impressione che sia così, ho delle situazioni per cui la persona viene accompagnata a volte da qualche... Anche questo ve l'ha riferito la sorella? Sì, la sorella. È stato praticamente impossibile avere più elementi in mano per acquisire cartelle, per sentire, insomma. Quindi questo medico voi non sapete sia, no. Se esista nemmeno... E la documentazione presso la USL da cui dipende questo signore l'avete esaminata? Per vedere se per caso c'è, perché un medico che fa una cosa di questo genere costa dei soldi e come minimo traccia di questi onorari che percepisce il medico per fare questo lavoro dovrebbero esserci da qualche parte. Se lo fa l'USL no. Perché sono pagati, no, hanno uno stipendio, lo fanno. Ho capito, ma come quindi, prassi. Però presso la USL da cui dipende. Se lui è seguito, Pucci, se è stato seguito, ci dovrebbe essere una cartella, una scheda. Certo. Gli psichiatri non è che tutti quanti facciano la cartella, è una annosa questione. Ci sono nell'ospedale, sì, nell'SPDC sì. Comunque ma voi avete preso informazioni questo questa. Non ci ha detto nemmeno qual è l'USL da cui dipende lui. C'è scritto di dentro, no? Non dovrebbe essere. Manco sappiamo qual è la sua USL. Ho capito. Però queste cose comunque non ve le ha riferite lui, ve le ha riferite tutta la sorella. Ora sì. Voglio dire, quello che è il dato nascente alla documentazione clinica e che è questo documento della Commissione Invalidi Civili di prima istanza della Regione Toscana, però è stato preceduto da degli accertamenti avvenuti nel 1983, questo vi risulta, l'avete anche scritto, sì. 82-83, sì. Ci risulta una cartella di un'unità operativa di Chianti Fiorentino, sì. Ecco, in questa sede è vero che di fronte alla Commissione Sanitaria per gli accertamenti, eccetera, in pratica il signor Pucci si comportò esattamente come con voi. Così risulta, però a noi ha dato più elementi anamnestici di quelli che ha dato i nostri colleghi, perché loro dicono che non è possibile raccogliere l'anamnesi del signor Pucci. Beh, insomma, invece a noi ha dato più elementi. Ma insomma, va detto sostanzialmente, ogni tanto si arrabbia per tanti motivi, poi del fatto che era stato ricoverato nell'istituto di handicappati ve l'ha detto la sorella, del fatto che era caduto da bambino ve l'ha detto la sorella. E che la sorella ha intenzione di chiedere l'interdizione, no, se avete raccolto alla sorella anche voi, perché più o meno la situazione è abbastanza equivalente. Sì. Dunque, ora io volevo chiedere questo, voi alla fine formulate un giudizio finale a pagina 26 che suona in questo modo: d'altro canto revocare e riesporre con sufficiente precisione ed obiettività fatti così gravi e che tanto lo hanno turbato non richiede un livello intellettivo elevato dal momento che purtroppo nella loro tragicità e drammaticità sono fatti che non si possono dimenticare o travisare tutto in parte. È esatto dire che questo vostro giudizio, questo vostro parere espresso in questo modo presuppone che il signor Pucci abbia assistito quantomeno a questi fatti gravi, tragici e rilevanti? Sì, perché ci risulta da quello che il fratello avrebbe sentito dire dal fratello. Sì, questo ci risulta dal verbale di polizia, dalle indagini che sono state fatte. Poi il fratello lo sentiremo noi qui in quest'aula. Però in realtà quando voi formulate questo giudizio lo formulate sul presupposto di questo genere, è vero questo qui? Se, c'è sempre un se. Sì, certo. Sempre. Se lui ha assistito a questi fatti. Sì, ma non se non c'era. Sì. Qui. Possiamo aggiungerlo adesso? È meglio aggiungerlo.
Sì, noi possiamo mettere in, tutto in parte due punti, posto ovviamente che Pucci Fernando abbia assistito esatto. ai fatti per bene, cui il processo. Mi sembra, lo possiamo aggiungere adesso? Perché mi sembra proprio senz'altro una correzione indispensabile. Io ho finito. Nessuna domanda? C'è un altro test lei mi sembra o no? No, 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 oggi non c'è nessun altro. Mi diceva della difficoltà di domani, sì, dopo domani lei mi diceva. Io avrei un'esigenza che rappresenta la Corte dovute a esigenze sia di Polizia Giudiziaria che dell'ufficio del PM. Se fosse possibile la prossima udienza fissarla venerdì. Domani e domani l'altro non è possibile per... Chiedo, obiettivamente non abbiamo possibilità di fare in modo diverso. E faccio allora presente che venerdì, che giorno è venerdì? Presidente, sì. Solo per sono l'ultimo arrivato in questo si fa per dire. Io venerdì devo parlare a Livorno la discussione come parte civile del processo del disastro della Moby Fritz. Ho questo impedimento e siccome sento dire che dovrebbe essere dedicata l'udienza venerdì all'ascolto dei testimoni Pucci e la sorella, vorrei essere presente. Poi faccio la corte. Io ho questo impedimento grave. Ma lì si può fare a buon mistero? Presidente, no, proprio allora lunedì. Se si fa sabato? Ah, nessun problema per il piede. No, perché si perde troppo tempo, non possiamo saltare Presidente, settimane. Io faccio presente questo, per quanto riguarda i testi del PM siamo comunque a fine. No, vi dico questo, perché poi martedì 7 io ho un esame e quindi non posso stare. Se lei crede martedì. Lunedì per il PM e sabato non ci sono nessun impedimento. Io direi sabato mattina. Benissimo, sabato. D'altra parte, è così, bene, sabato e lunedì. Grazie. Grazie Presidente. Ok, sabato mattina, a sabato mattina. Giorno 4. 4.